Eccoci ragazzi, questo è il Natlascar. L'impressione sembra un simulatore come tutti, ma ci sono tanti piccoli dettagli che lo rendono unico nel suo genere. Il tutto parte intanto dal fatto che sia un pacchetto completo. Abbiamo il computer, la centralina, il casco che è stato modificato per fare spazio al visore, per rendere i fili invisibili e per far sì che non creino nessun problema mentre chi guida sta insomma vivendo la sua esperienza virtuale in pista. Ma ci sono tante cose, partendo dal fatto che tutto si muove sul software che gestisce la macchina. Il software è un software appunto della Natlas Technology che si chiama AirSim. Partiamo per esempio da qui davanti, dove ci sono due ventole della velocità massima di rotazione di 22.000 giri al minuto e che servono appunto per dare la sensazione al pilota virtuale che è all'interno del simulatore dell'aria che proviene proprio dal tracciato, proprio per dare il massimo senso di simulazione possibile. Un altro dettaglio è il G27 modificato, che è stato appunto adattato alle funzionalità della macchina in sé. Parlavamo anche del casco, che come detto è stato modificato per accogliere appunto il visore, che è il cuore pulsante. Ci sono poi queste due piccole ventole che servono nel momento in cui non sono accese le ventole anteriori più grandi, servono per creare un vortice d'aria ed evitare che le lenti del visore si possano appannare e possano quindi compromettere la visione del giocatore, che è tutto. C'è anche un impianto che comprende all'interno del simulatore questi quattro speaker posti ai quattro lati e un sub che è disposto poco dietro la pedaliera per una potenza totale di circa 500 watt. Gli interni sono in pelle, foderati. I pannelli esterni sono rimovibili, quindi possono essere assolutamente personalizzati a seconda di quello che insomma è l'esigenza da chi utilizza la macchina completa. Come vedete, parlavo prima del fatto che tutto il modulo sia un pezzo unico. Qui c'è l'ingresso della corrente che va ad alimentare la centralina e tutti i sistemi interni, quindi processore, pedaliera, volante, tutto quello che serve e che c'è all'interno dell'Atlascar. Quindi io direi che ormai ho detto praticamente quasi tutto, non resta che saltare al bordo, ci andiamo a fare un bel giro in pista sul circuito del Mugello su una Ferrari SF15H. Eccoci qui. Questo è quello che vediamo dall'interno, guardate che bel panorama, vedono anche i meccanici, la tribuna. Di qua possiamo vedere i box, i segnali, bel simbolone Ferrari con tutte le gomme lì dietro. Però quello che interessa a noi adesso sarebbe anche scendere in pista. Al Mugello, quindi bucine per lanciarci verso il primo rettilineo, apriamo il DRS, occhio all'uscita, con le ventole si ha davvero una sensazione di immersività notevole in tutto il contesto, ci si lancia verso la San Donato, velocità massima oltre 310 km/h, poi staccata forte fino alla quarta, bisogna tenere la corda, si può soffrire anche leggermente di sottosterzo e via con la prima chicane, poggio secco, curve 2 e 3, giusto tenere la corda così, poi via giù, tutto il gas, ancora sinistra destra e ci si lancia verso la Casanova Savelli, che ci porta poi con questa compressione a uno di quelli che poi diventa uno dei punti più spettacolari del tracciato. Arrabbiata 1 in salita e arrabbiata 2 ancora in salita, non si vede l'uscita che è cieca, ancora in discesa una chicane, destra, sinistra, bisogna mantenere la corda, occhio al gas e ancora destra, decompressione bellissima,
Occhio alla corda e poi ancora un punto molto spettacolare. Le due velocissime curve che ci portano verso l'ultima, la Pucine di nuovo. Dalla settima marcia, quasi 300 km all'ora, si scende in quarta. Un po' larghi e poi si va a stringere per cercare la corda. Via giù di gas, si apre il DRS. Massima velocità per andare a concludere il nostro giro sulla pista del Mugello. Davvero fantastico. Amici di Formula Italian Team, se sono qui è per un annuncio importante. Ebbene sì, vogliamo farvi un regalo. Un regalo? Di che si tratta, dai? Un momento, ci arrivo. Mi dai un secondino, arrivo. Dai Luca, non tenerti sulle spine che stiamo provando. Cosa bolle in pentola? Vogliamo farvi un regalo, anzi due. Ma come fare? Molto semplice. Vi basta seguirci su Twitch, infatti alla fine di maggio, alla fine della nostra stagione agonistica, due regali, entrambi estratti a sorte. Il primo, fra gli abbonati che ci avranno sostenuto per almeno 3 mesi consecutivi, da 3 a 5 mesi per la precisione, e il secondo, un pochettino più grande, estratto fra gli abbonati che ci avranno sostenuto per 6 mesi o più. Ma non ci credo. Ma Luca, sei serio? Allora corro, corro subito. Ma non scherzare, dei regali, assurdo. Ma chi se ne frega delle Master, io vi saluto. Ciao ragazzi. E quindi non perdete tempo, andate su Twitch, seguiteci e rinnovate il vostro abbonamento. O iniziate a farlo, valgono tutti gli abbonamenti, anche Prime, perché se avete Prime e non lo sapete, su Twitch l'abbonamento è completamente gratuito. Sì, vabbè Luca, ho capito tutto, va bene tutto, però dici che cos'è sto regalo, cioè vogliamo sapere qualcosa, dai. Adesso vuoi sapere un pochettino troppe cose, rimanete sintonizzati qui, vi faremo sapere anche qual è il vostro regalo. Nel frattempo ci vediamo su Twitch. Ci sono, arrivo, eccoci qua, ciao Don Roberto, e allora state bene? Oggi vi faccio spendere qualche cosa, ci vuole un qualcosa di forte, bene? Questa è una proposta, Joe, state bene attenti! Un prodotto unico, è bello, lo senti, ti dà i brividi, ti dà gioia, questo prodotto è... È una maglietta a cotone 100%, vale 19, 29, 39, 20 euro. È resistente negli anni. Lo vediamo meglio, eccolo qua. Fermati Aldo, soffermati su questa. Costa comunque più spesso, lo mettete senza maglione, eccetera, vi veste, fa abbigliamento. Praticamente fa da cosa pesante, anche invernale. La mettete col jeans, col pantalone elegante, bene. Ce n'è una, viene Aldo, seguimi. Abbiamo la grigia, tinturita. La vinaccia e quella bianca, bene? Quando vi siederete direte: no, babbo, non è possibile, no, babbo! E invece sì, respira questa, è chiaro? Un prodotto ambito da tutti, a volte introvabile. Ve lo consiglio con cuore, con sudore e con gioia. Appena provato il simulatore devo dire che le impressioni sono state ottime, diciamo. L'unica cosa che forse sarebbe migliorare è un po' il mal di mare che ogni tanto diviene. Per il resto è una tecnologia veramente molto ottima e bisogna provarla. Sì, è sicuramente un attrezzo molto avveniristico, pur mancando le sospensioni che gestiscono il movimento del mezzo, comunque ti dà una sensazione di... una percezione della realtà molto efficace, va benissimo, un ottimo attrezzo, veramente un bel giocattolo. Oggi sono venuto per fare un giro con una macchina di un collega qua, di un amico, e invece mi sono ritrovato a provare questo marchingegno fantastico che dà delle sensazioni meravigliose, non rischiando niente, è molto divertente, molto divertente. Io lo consiglio anche a chi non è esperto, perché devo ripetere che è divertente.
sensazioni di guida sono veramente molto reali. Non mi aspettavo che fosse così divertente. Ho trovato la vera sensazione di guidare in pista. Soprattutto hai la possibilità di provare diversi modelli di auto e ognuno ha la sua propria caratteristica. Vederlo dall'occhiale col casco ha proprio la vera sensazione di guidare in pista. Anche quando ti giri con la testa, vedi all'interno della macchina, così come quando guidi, hai la possibilità di muoverti. E non è come quando vedi in un monitor, che in realtà sei tu e il monitor, come se giocassi a un videogioco normale. Amici di Formula Italian Team, sono qui e per un annuncio importante. Ebbene sì, vogliamo farvi un regalo. Un regalo? Di che si tratta, dai? Un momento, ci arrivo. Mi dai un secondino, arrivo. Dai Luca, non tenerti sulle spine che stiamo provando. Cosa bolle in pentola? Vogliamo farvi un regalo, anzi due. Ma come fare? Molto semplice. Vi basta seguirci su Twitch, infatti alla fine di maggio, alla fine della nostra stagione agonistica, due regali, entrambi estratti a sorte. Il primo, fra gli abbonati che ci avranno sostenuto per almeno 3 mesi consecutivi, da 3 a 5 mesi per la precisione, e il secondo, un pochettino più grande, estratto fra gli abbonati che ci avranno sostenuto per 6 mesi o più. Ma non ci credo. Ma Luca, sei serio? Allora corro! Corro subito! Ma non scherzare, dei regali, assurdo! Ma chi se ne frega delle Master, io vi saluto! Ciao ragazzi! E quindi non perdete tempo! Andate su Twitch, seguiteci e rinnovate il vostro abbonamento! O iniziate a farlo, valgono tutti gli abbonamenti! Anche Prime, perché se avete Prime, e non lo sapete, su Twitch l'abbonamento è completamente gratuito! Sì, vabbè Luca, ho capito tutto, va bene tutto, però dici che cos'è sto regalo, cioè vogliamo sapere qualcosa, dai. Adesso vuoi sapere un pochettino troppe cose, rimanete sintonizzati qui, vi faremo sapere anche qual è il vostro regalo. Nel frattempo, ci vediamo su Twitch.
Amici di Formula Italian Team, buonasera, benvenuti. Siamo sempre qui a Silverstone della la Pro League a scendere in pista questa sera. Iniziano a essere le ultime gare prima delle vacanze di Natale e ovviamente a fianco a me non posso essere da solo. La serata è lunga, siamo arrivati un pochettino di ritardo, ma ci siamo. Con me in cabina di commento in primis Jacopo Rochita. Ciao Luca e buonasera a tutti, buona gara. Ovviamente anche noi non siamo da soli, ne abbiamo uno in più, aggiungi un posto a tavola. Alessandro Galliano. Non mi sente, non c'è. È sparito. È sparito, vabbè, non fa niente, lo recupereremo. Ovviamente, come sempre, deve esserci un controllo, deve esserci qualcuno nella stanza dei bottoni. Allora stasera abbiamo Marco Luconi. Buonasera a tutti, buonasera. E quindi andiamo a dare un ripasso anche a quella che è la classifica prima di questa gara. Per quanto concerne la classifica del campionato piloti, in testa Cello Peschi con 136 punti, 34 lunghezze di vantaggio nei confronti di Alesiche con 102, e in seconda posizione poi 97 punti per Cartista, in terza posizione seguito da Mister X e da Long, che è stato il grande deluso della gara di 7 giorni fa a Portimao. Per quanto riguarda la classifica costruttori, la vediamo in basso a destra, 217 punti per la Ferrari, che inizia a mettere un cospicuo vantaggio a metà stagione nei confronti della concorrenza, 62 lunghezze di vantaggio sulla McLaren di Cartista e Lewis, poi 115 punti per la Red Bull, 114 punti per le Alpine, Roche e Long, e 104 punti per l'Alfa Romeo. Jacopo, arriviamo qui, dicevo, al punto di volta della stagione, siamo al giro di boa, Ferrari protagonista nel campionato costruttori, ma grande, grande lotta nel campionato piloti. Grande lotta e soprattutto grande equilibrio, in ogni gara sempre c'è qualche novità, e qualche colpo di scena dietro l'angolo anche negli ultimi giri, l'abbiamo visto anche a Portimao settimana scorsa con Long che stava dominando la gara e poi dopo tutto d'un tratto Alesi e Lopez che hanno ribaltato la situazione arrivando con l'intermedia fino al traguardo. Ci aspettiamo sicuramente una gara molto equilibrata pure qua a Silverstone, nella quale le scie e soprattutto i grupponi potrebbero far da padrone, soprattutto nella prima parte di Gran Premio, e staremo a vedere già dalle qualifiche che, come ieri per quanto riguarda la sport, si prospetta molto molto equilibrata con tempi molto vicini tra tutti. Arrivano i primi settori. Sentite, ragazzi? Sì, eccolo, abbiamo recuperato, vedi? Oh, sì. E Discord ha deciso di fare un bellissimo scherzo, io vi sentivo, invece voi evidentemente non sentivate me, mentre Long ancora con le braccia conserte. E vabbè, eccomi qua. Comunque, ciao Luca e ciao Jacopo, mi scuso per il problema, purtroppo non è stato causa mia. Nessun problema, intanto stanno arrivando i primi riferimenti cronometrici. Il più veloce in 27.686 al primo settore è Lopeschi, tutti tra il 27.8 e il 27.6. Lopeschi è il più veloce, unico in 27.6, nessun altro come lui arriva a un 27.9 di Dr. Roux. Abbiamo delle novità anche a livello di formazioni, perché dopo il ritiro dal campionato per cause di forza maggiore di Fedecarte vede la promozione a titolare in Red Bull Patrick Speri, mentre si affaccia con una wildcard all'interno della categoria Black Biagio, che ha la sua prima gara assoluta al 100% di distanza, quindi sarà una prova anche per lui. Nel frattempo arrivano i primi riferimenti cronometrici in 28.0.19 ora per Pozzluga, che si mette davanti, ma arriva Lopeschi in 27.991, prima a scendere sotto il muro del minuto e 28 secondi, 28.4 per Mister X, 28.6 per Scarzonico. Questi riferimenti che stanno arrivando, sta arrivando sul traguardo anche Doctor Who, che però segna un 29.2. Sì, tempi abbastanza alti ancora, molti stanno prendendo fiducia, un po' di feeling sul tracciato. Interessante vedere un attimo le strategie per quanto riguarda le possibili gomme che potrebbero essere optate in gara. Vediamo che le due Alpine e anche i Biagi in questo momento sono ancora fermi ai box. Evidentemente loro faranno solamente due tentativi e conserveranno sia una gomma media nuova che una gomma rossa nuova. Fabio Ferra super nel primo settore, 27.5, nuova prestazione record assoluta nel primo settore del tracciato, ben più di un decimo più veloce della migliore fatta segnare da Lopeschi. Sta arrivando ora sulla fotocellula del secondo settore Fabio Ferra, attendiamo l'aggiornamento del monitor dei tempi, 36.2, anche lì settore record per Fabio Ferra, che ora è nel terzo settore, quindi arriva alla Stowe, poi alla Club e va sul traguardo.
1:27.991 il tempo da battere da parte di Lopeschi, lo fa, 145 millesimi, 1:27.845 millesimi per Fabio Ferra, che mette davanti la sua McLaren, la sua Mercedes. Nel frattempo in pista c'è anche Pierre Joker, che sta arrivando ora a Kops. Ah, largo Pierre Joker, stesso errore commesso prima da scarso Nico. Matteo Profilo ha appena aperto il DRS, si sta lanciando verso Woodcott. Arriva quindi al primo settore. 27.8 intanto per Alesi, primo settore, lontano, 3 decimi abbondanti da Fabio Ferra, non eccezionale il riferimento da parte del pilota Red Bull in questo momento, mentre siamo con Matteo Profilo 27.9, anche più lento di Alesi, un po' di traffico nel suo approccio verso Kops. Interessante Luca vedere comunque come Lopeschi e Posluca hanno fatto un doppio giro. Dopo essersi ovviamente aver ricaricato la batteria, stanno riprovando un altro tentativo giusto per vedere se possono migliorare. Quindi significa che loro avevano un pelo più di benzina rispetto a qualcuno. Si gira Posluca all'uscita della Chapel, 3.60 per lui, 3.60 per Posluca, quindi non andrà a completare il giro. Il giro che invece viene completato da Alesi, che si ferma alle spalle del suo compagno di squadra a 430 millesimi dalla pole di Fabio Ferra, con le due Red Bull che quindi ora sono attualmente in quarta e quinta posizione. Coppia anche per la McLaren con Cartista davanti a Lewis. Sì, diciamo che tutto questo, Luca, primo stint, diciamo, di gomma rossa abbastanza interlocutorio. Ovviamente credo che ci aspettiamo quantomeno un abbassamento di tempi di almeno 2-3 decimi. La pole potrebbe girarsi addirittura sul 27.3-27.4, secondo me. On board intanto con l'esordiente di questa sera, ovvero Black Biagio, che veste i colori Aston Martin, che tra l'altro, diciamo, qui corre in casa. Scarselletta intanto 27.7. No, era un refuso del monitor dei tempi, perché in questo momento viene indicato ai box il pilota dell'Aston Martin, il roppo interno qui Biagio, molto probabilmente giro annullato, sì, va anche in conserva di Erza, aveva segnato 27.9 Black Biagio nel primo settore, infatti arriva anche la cancellazione, si ferma per lasciar scorrere le altre vetture, ma anche loro stanno rientrando, era la AS di Giuseppe Federico. E intanto sono uscite le due Alpine che mancavano all'appello insieme a Pierre Joker, diciamo, anzi Pierre Joker aveva fatto tempo. Le due Alpine escono adesso, quindi come da previsione faranno solo due tentativi di qualifica. E lo vediamo, Long a tutto schermo che sta scaldando le gomme della sua Alpine, mentre Giuseppe Federico va a riportare la sua vettura ai box. La prima delle due Alpine a lanciarsi sarà proprio quella di Long. Sì, sarà molto interessante capire come attaccheranno il tempo, perché tutti i suoi avversari l'hanno attaccato in maniera molto tranquilla, non girando fortissimo, quindi credo che il primo vero riferimento lo possano dare proprio i due piloti alpini, che però si devono scaldare visto che per loro è il proprio primo vero tentativo. E quindi andremo a vedere quello che sarà il giro delle due alpine. Andiamo in on board con Long. Riferimento da battere Fabio Ferra, 1:27.845, primo settore da battere sempre Fabio Ferra, 27.5. Fondamentale 3-4, una Ferrari ferma. Non so quale delle due fosse, perché sia Lopez che Mister X vengono segnalati in pista dalla grafica. Vediamo Long, primo settore. Ah, non prende molto bene la corda qui a Woodcock, secondo me non è un super giro. 27.7 primo settore, paga quasi 2 decimi di ritardo alla Fabio Ferra. Sì, alle Brooklands è arrivato leggermente largo in ingresso di impostazione e non ha mai chiuso la curva, quindi lì sicuramente ci ha lasciato almeno un decimo e mezzo. Anche qua a Kops non sì, perfetto l'ingresso, è un po' a freddo, entrare a freddo è difficile, però comunque il tempo non è male, potrebbe addirittura insediarsi molto molto là davanti. Guardando quanto sono entrate in ritardo le due Alpine, direi che vogliono tenersi un set di gomme soft per un eventuale safety. Sì, sì, set di rossa e un set giallo in più per loro rispetto ai loro avversari. 36.2, non malissimo il settore centrale di Long, mentre nell'ultimo settore c'è da battere un 24.0.
da parte di Fabio Ferra. Oh, l'ha persa. Oh! Chiude in settima posizione a 4 decimi con un giro che è tutt'altro che perfetto, quindi credo che Long abbia molto da dire in questa qualifica se perfeziona il giro. Arriva pure Hiroshi per chiudere Luca, vediamo quindi la posizione dell'altro pilota alpina in decima posizione in questo momento, 28 e 6. Leutz, tutti molto comunque vicini. Si è messo in seconda posizione Leutz. Ma occhio, perché io ho visto Lopensky che ha tirato giù tanto il T1, Andiamo a vedere Lopensky. No, 28 e 1. Ah, 28 e 1, allora no, niente. Alto il tempo di Lopensky invece. Forse era riferimento al suo precedente, che non era un super settore. Sì. Infatti no, niente, non sta andando forte. L'ha già data su. C'è Poz Luca e si sta migliorando. 27,7 primo settore, 36,0 settore centrale. Ottimo il settore centrale di Poz Luca. Vediamo se riesce a migliorarsi. Sì, di un decimo, 1,27,744. 100 millesimi, un decimo, tondo tondo di vantaggio nei confronti di Fabio Ferra. Anche Alesi si sta migliorando al T1. Tutti si stanno praticamente migliorando in questo secondo tentativo. Alesi, primo settore, 27,7. Forse qualcuno può essere più carico, perché alcuni fanno proprio fatica ad andare a mettere, a segnare un 27,5 netto, diciamo, al T1. Non tutti riescono. Io vedo che molti fanno fatica addirittura in inserimento, vedo tantissimi che quando devono arrivare in inserimento a curve veloci la macchina non vuole entrare proprio come dovrebbe e allargano tanto la traiettoria. Anche per esempio Lesi qua alla Sto non ha mai preso il punto di corda sia in entrata che in uscita, e questo comunque nel tempo sul giro dopo lo paghi. Alesi settore centrale 36,2 in linea con Poz Luca, anche lui 36,2, si mette terzo a 134 millesimi Alesi, mentre attenzione Fabio Ferra fa un altro giro? Ha annullato il giro di Lopensky nel frattempo, quindi non si migliora in questo secondo tentativo. Credo stia facendo un altro giro Fabio Ferra, perché è passato di nuovo in 27,5 al primo settore. No, 27,5 comunque è un ottimo tempo, 27,7 per Matteo Profilo, passa ora sulla fotocellula del secondo intertempo Fabio Ferra, 36,1! 36,1 Fabio Ferra! È in linea! È in linea, anzi è sotto, perché è un decimo più veloce di Poz Luca al settore centrale. Non perfetto qui forse nella Matteo club. Profilo, Matteo Profilo secondo, Fabio Ferra 15 millesimi davanti a Poz Luca, 1,27,729. Abbassa il riferimento. Sì, ha fatto un buon ultimo settore Fabio Ferra, ma occhio anche Matteo Profilo, che nella parte centrale è andato fortissimo ed è il suo il settore record nella parte centrale. Pier Joker intanto 28,2 nel primo settore, riferimento alto, ma sta cercando di migliorarsi. No, apre il DRS, ma vediamo lampeggiare la luce alle spalle della sua ASI, che significa che non è più in modalità hot lap ma in modalità ricarica. Probabile che riporterà la sua vettura ai box, infatti freccia a destra e torna ai box. Bene le Alfa Romeo, ma le Alfa Romeo nelle ultime gare in qualifica hanno fornito ottime prestazioni. Sì. Un'altra cosa da andare a valutare è una curiosità della Pro League. Le due vittorie nella storia di Formula Italian Team che sono arrivate partendo da più indietro qui a Silverstone sono arrivate entrambe in Pro League. Nel 2017 l'ha fatto Napo, una Pulitan. Nel 2019 da Dovizi con la Red Bull. Tanto stanno uscendo i primi piloti, Luca, per il diciamo terzo tentativo. In particolare le due McLaren sono già uscite. E parlando di McLaren, ottima prestazione di Lennox, che in questo momento sta davanti a Cartista, e solitamente succedeva molto il contrario. Quindi in questo momento grandissima prestazione del pilota che occupa la quinta posizione. No, ma Cartista ha sbagliato sicuramente qualcosa, 28,2 non è certamente un tempo da Cartista. Sarebbe stupefacente. Per lottare per il campionato. E comunque no, stiamo parlando di 12 piloti in 8 decimi, Cortissima anche qua la classifica. Assolutamente, confermo. Però ripeto, ecco, la sensazione che Cartista abbia qualcosa da dare. Il problema è che dovrà dare tutto all'ultimo giro. Sa che tanto dipenderà da questo, perché poi la gara, se si formano i trenini, sarà difficile, perché
andare eventualmente poi a recuperare il distacco che si creerà fra più trenini potrebbe essere molto difficile quando i passi sono vicini. E occhio, perché comunque potrebbe incontrare tanto traffico, perché tutti i piloti stanno uscendo adesso dai box, eh? Si lancia adesso Cartista, passa ora sul traguardo. Che pelo in curva 1 all'interno. Limite. Bene, qui forse corda un po' anticipata, è uscito un po' largo, la richiama all'interno, c'è un po' di sottosterzo qui forse. Nella Farm Vale. Andiamo a scoprire subito il primo settore. Arriva Cartista. 27.6. È vicino ma non davanti, 27.585 Fabio Ferra lì. Pozluca, Fabio Ferra, poi del settore centrale 36.1, il più veloce in questo momento. Sì, 36.1, ma in realtà c'era il 36.0 di Matteo Profilo nella parte centrale. Sì, sì. Vero. Però io ho visto qua Cartista andare molto bene in questa fase centrale. Occhio, perché potrebbe tirare un bel tempo nella parte centrale. L'ho visto molto preciso, soprattutto col davanti. Anche un po' di scia, probabilmente. Hiroshi? 36.0, settore centrale? Eh sì. Attenzione Hiroshi, che ha fatto 27, non eccezionale però nel T1, 27.8. Stesso tempo per Cartista, 36.055, 11 millesimi peggio di Hiroshi. La mette settima Hiroshi a 327 millesimi, aggredisce molto il cortolo Cartista che va sul traguardo, 27.729 il tempo da battere Cartista, oh! Si mette a 31 millesimi, ma è solo terzo. Leuz la mette davanti, 1.26.619. E questa è una gran bella sorpresa, Leuz in pole position, quanto manca un minuto al termine. Andiamo a vedere anche gli altri intertempi, Alesi 27.7 primo settore, si conferma su quei tempi Alesi al T1. 27.9 Biagio, 27.7 Giuseppe Federico. Attendiamo le due alfa, attendiamo Pozluca e Matteo Profilo. Matteo Profilo che nel giro di uscita Pozluca si è lanciato da poco. Hiroshi 27.7 un altro tentativo, sta arrivando Alesi alla parte credo. Centrale. Bandiera per Matteo Profilo che non riesce a fare l'ultimo tentativo. Si sta migliorando Alesi. Alesi settore centrale 35.9. 35.9 Alesi. Primo a scendere sotto il muro dei 36 secondi nel settore centrale. E questo fa pensare che forse sia più carico, visto che difficilmente arrivava a 27.6 nel primo settore. Sul traguardo Alesi 1.27.619 il tempo da battere Alesi. Oh, secondo! 8 millesimi! Ad 8 millesimi! Ad 8 millesimi ci sono Fabio Long, Ferra, Fuxi al T1. Mamma mia, aiuto. Long Fuxi al T1, occhio. Pozluca e Fabio Ferra sono uno dietro l'altro quasi. Sente quasi la scia Fabio Ferra di Pozluca. Pozluca tagliato. Sì. Aveva fatto 27.7 Pozluca nel primo settore. Oh, Long partirà dodicesimo, aveva fatto 27.7 ma ha annullato. Oh, incredibile. Fabio Ferra non ha migliorato il T1 ma 36.1 nel settore centrale. Vediamo se riesce a migliorarsi. Si migliora. Oh, 95 millesimi. Si migliora di 12 millesimi ma resta terzo. Mamma mia. Finisce qua. Che qualifica, sono 6 in meno di due decimi. Sì, sono 15 in un secondo. Mamma mia. Ci aspettavamo qualcosa del genere a Silverstone. Ma davvero davanti che lotta. Leuz davanti, Cartista parte solo quinto. Terza fila fra i due principali, tra virgolette, due dei principali contendenti al titolo, Cartista e Lopeschi. Carte ben mischiate, Matteo Profilo vicinissimo, settimo a due decimini. Mamma mia, sarà ottimo una gara. Patrick, è ottimo Patrick al rientro, alla seconda gara. Dopo una wild card torna subito titolare e porta un'ottima ottava posizione alla Red Bull. Disastro per Long, perché con 27.7 partiva là davanti, sicuramente si poteva buttare tra le prime tre file, invece partirà dalla dodicesima piazza. Pensieroso, veramente indietro. Long. Sta cercando, è qua difficile di passare. Sta cercando di sbollire, anche perché, come dice Alessandro, è dura, è un po' sconsolato Long. Sa che sarà difficile. Sì, in tutto questo Lopeschi è un decimo e sette dalla pole position ed è sì, la sesta. Un po' una bestia. Io stavo,
io per esempio stavo guardando il tempo di Giuseppe Federico, che non era male, e poi vado a vedere la classifica, undicesimo a mezzo secondo, cioè veramente bastava un amen per andare su e invece ti ritrovi indietro. E quindi questa è la classifica finale di questa qualifica. Come al solito noi ci prendiamo una piccola pausa, torniamo tra pochissimo con la gara Gran Premio d'Inghilterra Silverstone Pro League, tra pochissimo, pubblicità. Appena provato il simulatore devo dire che le impressioni sono state ottime, diciamo. L'unica cosa che forse sarebbe migliorare un po' il mal di mare che ogni tanto diviene. Per il resto è una tecnologia veramente molto ottima e bisogna provarla. Sì, è sicuramente un attrezzo molto avveniristico, pur mancando le sospensioni che gestiscono il movimento del mezzo, comunque ti dà una sensazione di una percezione della realtà molto efficace. Va benissimo, un ottimo attrezzo, veramente un bel giocattolo. E oggi sono venuto per fare un giro con una macchina di un collega qua, di un amico, e invece mi sono ritrovato a provare questo marchingegno fantastico che dà delle sensazioni meravigliose, non rischiando niente, è molto divertente, molto divertente. Io lo consiglio anche a chi non è esperto, perché devo ripetere che è divertente. Eccoci rientrati, pronti per il giro di formazione. Allora andiamo subito a vedere quella che è la griglia di partenza di questa nona gara della stagione, con Leus che va in pole davanti ad Alesi, la prima pole della stagione. Seconda fila per Fabio Ferro e Poz Luca con Mercedes e Alfa Romeo. Terza fila per due dei contendenti al titolo, Cardista, quinto, e Lopeschi, leader del campionato, in sesta posizione. Quarta fila per l'Alfa Romeo di Matteo Profilo, la Red Bull del rientrante titolare in Red Bull, Patrick Speri. Quinta fila per l'Alpine di Rossi e l'Alfa Tauri di Scarselletta. Sesta fila per Giuseppe Federico e uno dei grandi delusi della qualifica, Long. Dietro di lui Mister X in tredicesima posizione, affiancato dalla wildcard di Black Biagio, mentre l'ottava e ultima fila viene chiusa dalla Haas di Pierre Joker e dalla Mercedes di Doctor Who, che sostituisce il Sebo assente perché è febbricitante questa sera. Jacopo, andiamo a snocciolare un po' di questioni tra virgolette serie, e allora andiamo a parlare di strategia e andiamo a guardare le gomme. Andiamo un po' a guardare subito le gomme. Praticamente tutto il gruppo ha scelto gomma media, tranne scarso Nico, che opta invece per una gomma soft a inizio gara. Quindi strategia praticamente univoca per quanto riguarda tutti i piloti, un po' come abbiamo visto nella Sport. Evidentemente tutti non vogliono perdere il trenino e quindi nessuno ha voluto azzardare la gomma hard ad inizio stint. Fondamentale importanza sarà vedere questi primi giri, soprattutto i primi due, per capire il ritmo e le varie spaccature del gruppo, e soprattutto poi dopo capire quando si fermeranno. La gomma media potrebbe fare tranquillamente metà gara, diciamo che la sosta inizierà dal 20° al 26° giro. Questa è la finestra nella quale i piloti potranno rientrare per poi montare la hard va fino in fondo, ovviamente senza considerare safety car o virtual safety car. Sarà una gara molto tirata, occhio, perché la partenza potrebbe essere un momento chiave, perché è vero, non vale la pena, 52 giri sono tanti, ma sapendo che superare non è facile, sapendo che sarà una gara a trenino, guadagnare posizioni nei primi metri potrebbe essere un'esigenza fondamentale, il che potrebbe portare dei piloti a prendersi più di qualche rischio, forse non eccessivo, ma più di quanto si andrebbe a rischiare in altre situazioni. E attenzione, perché curva 1 è molto vicina e si rischiano anche molti contatti se qualcuno dovesse esagerare un po'. Attenzione. La chiave non è solo le prime curve, ma secondo me la chiave sarà anche i primi due giri. Non ci sarà DRS, quindi ovviamente chi vuole spingere lo può fare entro i primi due giri per accaparrarsi in migliore posizione, oppure chi sta davanti per scappare via. L'artista ha sbagliato il posizionamento. Attenzione. Questi sono dettagli importanti. Eccole le luci.
4-5, luci rosse, lo spegnimento, il via della nuova gara della stagione. Che parte in questo momento, ottimo lo scatto di Cardista che rimane sulla sua linea davanti. Sì, che partenza che ha fatto l'Alfa dietro Matteo Profilo. Che ha fatto una super partenza subito, attenzione al gruppo dietro. Si snoda davanti Lopeschi che cerca di trovare un varco nei confronti di Matteo Profilo, molto vicini, molto pericoloso anche Cartista, non una grande partenza. E occhio perché Leoz ha tirato benissimo le prime tre curve, ha già tirato un bel allungo e tutti dietro cercano ovviamente di non disturbarsi troppo, anche perché sennò il gruppo si spezzerebbe subito. Scarzonico si va a riprendere una posizione, cercherà sicuramente di far fruttare questa gomma rossa nei primi giri per riguadagnare nelle posizioni, mentre dietro c'è uno scambio di posizioni anche fra le due as. Attenzione Cartista con i Rossi, e Cartista che cerca di farsi vedere subito anche nei confronti di Lopeschi, va per un attimo all'interno, Lopeschi va a proteggere, Cartista rimane incollato, mentre brutta partenza per Black Viaggio che si ritrova in ultima posizione. Fila lunghissima, Luca, fila lunghissima trainata da Leoz che cerca ovviamente di scappare, non danno modo dietro di farlo, primi due giri fondamentali, occhio all'Alfa Romeo nei confronti di Alesi. Molto vicino Pozzruca nei confronti di Alesi che prova a difendersi, Pozzruca però arriva di gran carriera, prova a farsi dentro ma affonda bene la staccata Alesi, mentre dietro attenzione a Scarzonico all'esterno nei confronti di Patrick Speri che ha perso due posizioni ed è sceso in decima, ancora lotta con Giuseppe Federico Long che sta cercando di farsi strada, ma lo avevamo detto, era abbastanza prevedibile per Long, è molto dura. Leoz quindi chiude davanti il primo giro, Leoz, Alesi, Pozzruca, Matteo Profilo, le due Alfa Romeo, poi Fabio Ferra, Lopeschi, Cartista, Hiroshi, Scarzonico, Patrick Speri, Pier Joker, Giuseppe Federico, Long, Mister X, Black Biagio e Doctor Who. Dietro ancora scambi ancora con Pier Joker all'attacco di Patrick. L'attacco di Patrick perde un'altra posizione, avvio shock per Patrick, perso tre posizioni in un giro. E ha perso addirittura il contatto nei confronti dei primi nove là davanti, non devono disturbarsi per non perdere il DRS, mentre Scarzonico va all'attacco anche di Rossi. Molto vicino Scarzonico che come detto sta cercando di far fruttare questa gomma rossa nei primi giri della gara, probabilmente la sua strategia sarà rossa-bianca per cercare di recuperare qualcosina e poi lottare nella seconda parte di gara, non vedo alternative anche perché sapendo quanto è lunga la pit lane in questa pista, due soste sono a meno di safety car o di interruzioni favorevoli discreta utopia. Considerando che la bianca comunque può fare un bel botto di giri, anche partire con la rossa non è poi una cattiva scelta, però devi gestire bene soprattutto la fase intermedia quando arriveremo dal decimo giro in poi, perché non sarà facile con quella mescola tanto morbida per questa pista. Pozzruca ancora vicino. Molto vicino Pozzruca, stavolta va all'esterno con Alesi che va a proteggere l'interno sulla parte invertita rispetto al giro precedente, mentre Scarzonico prende la posizione nei confronti di Rossi, sale in ottava, ancora Pozzruca che prova ad andare all'attacco. Pozzruca dà la sensazione di voler spingere Alesi come se ne avesse di più, ma potrebbe ritorcersi contro, devono stare attenti perché Leoz non deve scappare e intanto Leoz va ad esordire, lo fa con 1.33.6, mentre 33.4 di Scarzonico, che come potete vedere anche dalla grafica è l'unico pilota, lo ricordiamo, con gomma soft in pista, e fa valere nonostante il fatto che sia nel traffico la prestazione extra della sua gomma soft. Secondo me Luca Pozzruca voleva passare Alesi per avere diciamo la track position ideale, no? Mettersi dietro al leader e gestire ancora meglio la situazione, perché adesso ovviamente si ritroverà nella terza posizione un po' lì ad aspettare gli eventi. Il ritmo non è partito forte, sono partiti abbastanza tranquilli, quindi tutto il gruppo abbastanza compatto, abbiamo tutti i piloti sotto al secondo, solamente Black Viaggio in questo momento è salito sopra il secondo. È diciamo borderline, è al limite con Mister X, ma la sensazione è che Black Viaggio potrebbe perdere piuttosto il treno nei confronti del pilota della Ferrari, che avrà vita molto dura. Ah, io credo anche che secondo me dietro vorranno cambiare il ritmo, perché guarda le Pozzruca, si erano attaccati tantissimo nel misto, occhio adesso perché secondo me Leoz non è Fabio molto Ferra, con Matteo Profilo che avrà fatto un errore. Alesi si protegge all'interno, Leoz, Alesi va all'esterno di Stowe, occhio perché lì poi rischia di esserci poco spazio. Madonna, e l'esterno Alesi, arriva anche Pozzruca dietro, arriva anche Pozzruca là dietro, ruota a ruota con Leoz. Errore questo, guarda come è salito il distacco, quasi perdono il DRS.
Pierre Jogger 33-2, giro veloce, questo per far capire anche quando si sono disturbati davanti. Sì. C'è Cartista che anche dà la sensazione di spingere nei confronti di Lopeschi, che si affaccia timidamente nei confronti di Matteo Profilo, che tiene il posteriore, mentre dietro Cartista, attenzione perché c'è Scarso Nico che sta andando davvero forte. Nico sta risalendo molto bene con questa gomma rossa. Sì, perché è un ritmo molto molto lento, ovviamente lui ha una gomma tanto performante e quindi in questo momento sta cercando di risalire. Non è facile perché adesso tutti col DRS è difficilissimo passare, però gruppo veramente compatto, tutti sotto al secondo, un'unica fila che va dal primo all'ultimo. Può respirare un pochettino Alesi con 7-8 decimi di vantaggio nei confronti di Leos, ma il gruppo, come diceva anche Jacopo, rimane sostanzialmente compatto e la gara è ancora lunga. Siamo solamente nel corso del quarto giro di 52, bisognerà stare anche molto attenti alle penalità perché soprattutto all'uscita di Kops, qui bisogna stare attenti. Già tantissimi tagli, vedo tantissimi avvertimenti per tutti quanti i piloti, non tutti ma la maggior parte, siamo soltanto all'interno del quarto giro, attenzione perché manca ancora tantissimo. I compagni di squadra dei, i compagni di squadra dei primi là davanti potrebbero veramente far saltare il banco in una situazione del genere. Fermando, si dici? Sì. Potrebbe essere, perché stando così 33-2, intanto Leutz si riprende il giro veloce della gola, attenzione dietro, c'è stato un errore, multiplo contatto con Patrick Speri, Pier Joker, credo si sia girato Pier Joker e siano rimaste coinvolte delle vetture che sopraggiungevano. E Long adesso un secondo e mezzo dal compagno di squadra, ha evitato il caos, però deve adesso recuperare rispetto ai piloti là davanti, deve alzare il ritmo e cercare di chiudere quel buco. Credo ah, danno al fondo Pier Joker, quindi direi confermo. Sì. Si è girato Pier Joker e Patrick Speri l'ha urtato. Guardate Alesi, oltre secondo, Alesi sta forzando e ha colto di sorpresa Leuns. Un secondo e uno di vantaggio da parte di Alesi che piano piano, un centesimino alla volta, sta cercando di mettere passo. La sensazione era già dai primi giri che Alesi e Poz Luca stessero spingendo nei confronti di Leutz. Questa sensazione si sta confermando. Occhio perché Poz Luca va all'attacco, perché ora Leutz è sprovvisto di DRS. Si protegge all'interno il pilota della McLaren. Prova ad andare all'attacco come in precedenza Alesi nei confronti di Leutz all'esterno. Poz Luca che però rimane ancorato alla McLaren, alla fine rimane dietro. E ha riaccorciato un pelino Leutz nonostante la lotta. Sono davvero su un... Oh, Matteo! Attenzione, Matteo, no, Matteo girato anche lui! Girato anche lui! Cominciano a fioccare gli errori, Luca. È un punto questo della curva finale, dove abbiamo visto anche tanti errori della gara di ieri in sport. Peppe Alonso, uno dei piloti rimasti vittima dell'ultima curva. E soprattutto questi errori cominciano a far spaccare il gruppo, perché adesso anche Lopeschi è oltre al secondo. E c'è Hiroshi che è molto vicino a Scarzonico, che stando ad un secondo e mezzo da Cartista, ovviamente non ha il DRS, infatti si va tutto all'interno per proteggersi da Hiroshi, che però nonostante il DRS lungo non riesce a rendersi minaccioso, si invece inventa quasi un'eliminazione automatica. Scarzonico, che tra l'altro poi nel rientrare in pista non è passato poi molto lontano dalla vettura di Hiroshi, che ora proverà forse ad andare a recuperare questi 7 decimi che gli ripermetterebbero di tornare in trenino, di tornare a utilizzare il DRS nei confronti di Cartista. Ancora largo Scarzonico, un po' in difficoltà adesso, Sì. Ha avuto un ottimo abbrivio ma ora mi sembra un po' in difficoltà. Leons ha ripreso il DRS, quindi in questo momento può un po' respirare, anche se aveva il collo abbastanza tirato. I primi sei tutti aggrappati e con dietro invece Hiroshi che deve cercare di liberarsi di Scarzonico e cercare di andare a riprendere avanti. Ha accumulato un distacco di 2 secondi, questa è la prima vera spaccatura di questi primi 6 giri. Gomma hard per Patrick Speri, diciamo che da questo punto di vista non ci aspettavamo niente di diverso. Intanto prima Alesi e poi Leutz si rubano il giro veloce a vicenda. Leutz tra l'altro essendo il primo ora in 1.32.854 a scendere sotto il muro dell'1.33 sul passo gara. Segno comunque come prima stessero girando abbastanza lenti, perché questo giro veloce è proprio sintomo che adesso i ragazzi stanno spingendo davanti.
rientrato alla grande Leos, ormai a 6 decimi, mezzo secondo da Alesi, quindi ottimo rientro con Alesi che ha provato ma alla fine non è riuscito. Ancora si sposta stavolta Hiroshi verso l'interno per non concedere tutta la scia a Scarzonico. Dietro Long comincia ad essere minaccioso, mentre attenzione a Giuseppe Federico con Black Biaggio che va all'interno del pilota della Haas, che poi a Brooklyn si trova di nuovo a Woodcock, pardon, l'interno che gli permette di difendere la posizione nei confronti del pilota dell'Aston Martin, che è in questo momento in dodicesima posizione, che sarebbe l'ultima disponibile, l'ultima utile per conquistare dei punti. Fase statica della gara, dietro, davanti si è abbastanza stabilizzato, mentre dietro Long sta cercando di passare adesso Scarzonico, approfittando della lotta con il compagno di squadra. Hiroshi cerca di dare la scia, ma viene passato, credo, da Scarzonico. Eh sì, perché Scarzonico ha dato... Contatto! No! Long! Incredibile! Oh. Incredibile! E safety car, occhio! Incredibile! È successo ancora! Come in Australia, Long vittima dell'errore di un altro pilota ed è ancora 1-0. Pazzesco, incredibile. Scarzonico, sì, penalità? Attenzione. Sì, ai box. Okay. C'è stato un contatto tra Hiroshi e Scarzonico. E Scarzonico ha perso la vettura e, traslando verso l'esterno, ha colpito Long, che nel cercare di evitarlo non è riuscito a evitarlo del tutto e ha distrutto la macchina. Peccato per Long, che era partito male sin dalla qualifica, e vedersi la gara finita dopo appena 8 giri, questa è veramente una brutta botta per lui. E ora la domanda è: io credo che i piloti andranno ai box tutti quanti per andare sulla dura, che rischierebbero poi di trovarsi in una brutta situazione dopo. Sì, ma però sono fare una dura di 40 giri di dura, secondo me è anche un po' troppo. Quelli dietro non si sono fermati, avrebbero avuto la possibilità di farlo, quelli dietro a Scarzonico, che infatti è rientrato, però invece hanno deciso di mantenere la strategia su media, quindi potrebbe essere un azzardo. Ah, perché era virtual safety car, non safety. Ah, era virtual, pardon. Sì, ecco perché. Infatti... E ripartono quindi con Alesi, che torna lì al limite con Leuz. Ha cercato di prenderlo un po' alla sprovvista. Ancora bandiera gialla, primo secondo settore. Con Nico. Gomma fredda per Nico, suppongo. Oh, si è girato Leuz! Si è girato Leuz! No! Alla sto! Incredibile, ancora un errore di Leuz. Ancora una volta, proprio quando era nella condizione di potersi giocare qualcosa di importante, e ora si ritrova alle spalle di Giuseppe Federico. Gara eliminazione là davanti. È rientrato comunque Pozzluga nei confronti di Alesi. Nel frattempo io vado a cogliere un'interessante argomentazione di Max Basile dalla chat. Quest'anno la Pro è caratterizzata da tantissimi errori ogni gara. Non è che i piloti in linea generale hanno la tendenza a rasentare, a volte ad andare oltre i propri limiti, sicché prima o poi incappano in qualche errore di troppo. Io vi lascio direttamente la palla su questa domanda, vi lascio la patata bollente. Jacopo. Ma io penso di sì, cioè nel senso, molti possono essere errori proprio dovuti a andare in overdriving, altri anche per deconcentrazione. Per esempio Leonz, io penso che questo sia un errore di deconcentrazione dopo aver fatto mezzo giro dietro alla virtual, e ha perso la macchina subito alla stall dopo un lungo rettilineo. Credo che sia più deconcentrazione, soprattutto nei primi giri. Poi ovviamente in una gara così tirata come quella di oggi, sapere che si vive molto del DRS del proprio avversario fa sì che quando tu vedi che il distacco va oltre 8-9 decimi, sai che stai veramente rischiando di perdere il contatto e quindi cerchi di dare qualcosa in più, e automaticamente gli errori arrivano. Ora bandiera gialla. È sempre Scarzonico. Ha rotto qualcosa? Credo la bianca, non riesce ad andare a mettere in temperatura la bianca, che è stato un fattore, Luca, nelle prove la bianca, portarla nella giusta finestra in questa pista è molto difficile farlo. Io a questo punto mi chiedo una cosa: non vorrei che per strategia, ovvero per l'intenzione di voler utilizzare la rossa col pieno carico, in casa Scarzonico siano andati troppo giù con le pressioni per farla.
per far, dicevo, sono andati troppo giù con le pressioni e quindi con le temperature per far lavorare nella giusta finestra di temperatura la rossa, ma ora ovviamente la hard fa molta fatica. Tanto Mister X sui Rossi, sesta posizione del pilota Ferrari, scavalca Hiroshi, un Mister X che partiva a tredicesimo e già comunque a metà classifica, sesta posizione, quindi già una buona rimonta per lui. Giuseppe Federico non lontano alle spalle di questa coppia Mister X Hiroshi, che però deve recuperare 5 secondi e mezzo nei confronti di Cartista. Da quando Hiroshi ha perso il DRS, il gruppetto davanti è andato costantemente via fino ad arrivare appunto ai quasi 6 secondi di vantaggio che ha ora. Vediamo se ora Mister X invece avrà modo di provare a rosicchiare dei decimi. La gara è ancora lunga, può farlo anche lentamente, ma bisogna vedere se sarà in grado. In questo momento invece nel gruppetto là davanti vedo molto bene Post Luca, almeno a sensazione, sembra che sta gestendo molto bene questa fase di Gran Premio, mentre sono curioso molto di Cartista, perché tra i 5 lo vedo quello più sornione di tutti, che aspetta l'occasione e potrebbe essere il primo a muovere le acque per la sosta. Errore forse da parte di Rossi, Giuseppe Federico passa e si è fatto molto minaccioso anche Leus. Vediamo se prova ad andare all'attacco nei confronti del pilota dell'Alpine. L'unica Alpine resta rimasta superstite, staccata di Leus che arriva molto vicino al posteriore dell'Alpine di Rossi. Sì, Rossi ha fatto un errore anche perché il distacco tra Mister X e Giuseppe Federico è salito sopra il secondo. Un Mister X che è a 5-6, vedremo anche il suo ritmo comparato con quello di Alesi, perché poi ovviamente tutti quelli che seguono Alesi girano sui suoi tempi, quindi sarà molto interessante fare un raffronto magari tra il pilota Red Bull e il pilota Ferrari per capire se effettivamente stanno girando alla stessa maniera. Sembrerebbe di sì in questa fase di gara. Sì, infatti stavo giusto per sottolineare che la sensazione in questo momento è che Mister X abbia il passo dei primi. Nel frattempo in grafica la classifica aggiornata a quella che è la classifica attuale della gara: 148 Lopeschi, 127 Alesi, 107 Cartista. Si andrebbe a riposo così per le vacanze di Natale. Ma la gara è ancora lunga, siamo all'undicesimo giro di 52, è andato via poco più di un quinto di gara. Gruppo un po' più sgranato adesso, a parte il quintetto di testa, Mister X un decimino alla volta torna sotto. Sì, Mister X ha esattamente lo stesso ritmo, se non qualcosa meglio rispetto all'Esi in questo momento. Guarda quanto ha guadagnato adesso, 5-1, Ma 32-6 è un bel girare. 6 di Mister X, giro veloce della gara, appena si è liberato. E Giuseppe Federico è lontano 2 secondi. Attenzione perché c'è stato un piccolo errore di Lopeschi. Vediamo se ne approfitta Cartista, che Lopeschi ora con questo errore a 9 decimi. Non ne ha però con il DRS Cartista. Sì, è rientrato subito. Sì, sì. Credo che in questo momento diciamo che più o meno là davanti si controllano. E quello invece che sta cercando di andare a riprendere è Mister X, ma sta girando veramente forte perché è 4-8 nei confronti di Cartista. Occhio, perché se poi rientra Mister X, per la Ferrari in generale come scuderia può essere una bella matta, come quando hanno usato Mister X per rientrare, per dare le informazioni a Lopez, che poi dopo cadere tutti in tentazione di montare la WET. Potrebbe essere la stessa cosa anche qua a Silverstone. Lo penso che non ha il DRS, però è rientrato in zona, quindi non dovrebbe essere un problema per lui difendersi da Cartista. Dietro c'è anche Leus, molto vicino a Hiroshi, si fa sotto Leus, niente da fare. Nel frattempo Mister X 6 decimi guadagnati nell'ultimo passaggio, 33-2 di Cartista per, l'abbiamo detto, il nuovo giro veloce della gara, 32-6 per Mister X. Vediamo se rientra ancora, ora dovrebbe essere un po' più stabile. Andiamo ad attendere quello che è l'aggiornamento della grafica a schermo. Rimane costante sul 33 basso, 33-148 per Cartista, mentre Mister X ferma le lancette del suo cronometro ad 1:33.0, comunque un decimino più veloce. Fase molto interlocutoria del Gran Premio. Là davanti Alesi sembra comunque gestire bene il passo. Mi aspetto qualcosa da Post Luca, perché in alcuni punti è veramente vicino. Intanto Scarsonico all'attacco di Patrick Sperry per la 14ª posizione.
Io credo che addirittura qualcuno possa anticipare la sosta anche di parecchio là davanti, eh. Non vanno proprio ad aspettare metà gara, ma possono rientrare già quando saremo tipo al 20° giro. Occhio, perché di nuovo... Ieri Kaiser Matt ha guadagnato tanto facendo così. Di nuovo Cartista dà la sensazione di avere qualcosa in più di Lopeschi, che è da un paio di giri che sembra sempre un attimino su chi va là, quasi sempre un po' più al limite, qualche sbavatura che lo relega un po' più, poi rientra, però dà questa sensazione. Quello che parlavamo pure ieri nella Sport, Luca, in una gara così non bisogna tanto vedere che tutti sono vicini, ma bisogna capire chi è più adagiato su un ritmo che si sta facendo là davanti e chi invece sta rischiando un pelo di più. E in questo momento tra i primi 5, come hai detto te, per me Lopeschi è quello che è leggermente più tirato in alcuni punti, soprattutto nella parte centrale. Magos Becks e Chappell perde tanto nei confronti di Ferra là davanti, e secondo me tra i primi 5 lui sta facendo un filo più fatica. Primi 5 che appunto continuano ad andare avanti in maniera regolare, ora più collaborativa la questione, mentre Leutz ha avuto un paio di fiammate nei confronti di Rossi, non è riuscito a passare, ora si è un po' tranquillizzato. Peccato questo, però, Leutz, perché davvero si starà mangiando le mani. E in tutto questo grande gara anche di Giuseppe Federico, comunque, che si trova lì in settima posizione e sta facendo una buonissima gara. Il pilota della Haas sta tenendo dietro un Hiroshi meno palpabile rispetto a Portimao. Tra l'altro sta tenendo un passo che dovrebbe essere molto simile a quello di Mister X. Ferra, perché, attenzione, Ferra si è fatto vedere, molto sotto nel rettilineo. Non so se Alesi sta risparmiando molto o se continua a farsi notare quello che dicevamo durante le qualifiche, ovvero che probabilmente Alesi ha un assetto un po' più carico. Oh, ha sbagliato Post Luca e va all'attacco Ferra, che però alza il piede. Ah, invece Lopeschi va all'attacco, Ferra si protegge. Lopeschi interno, mamma mia! Ci passava davvero un foglio di carta lì alla fine. Fabio Ferra riesce a mantenere la posizione. Ancora Cartista! Si affaccia anche Cartista con Lopeschi che va largo. E allora Cartista dall'esterno. E rimane tutto così. Però Cartista è molto vicino. Molto vicino, sente molto di più la scia. Lopeschi si riprende col DRS. Infatti Cartista non riesce ad attaccare e rimane dietro. Stacca molto bene Lopeschi, che protegge, e credo ne approfitterà Mister X per risocchiare ancora qualche decimino. Sì, è tutto nato perché Fabio non ha voluto giustamente rischiare l'ultima curva e si è creato un effetto a catena. Ovviamente i piloti stanno in scia e sanno che in questo momento non è importante passare il pilota che è davanti, però se riescono a vedere che c'è un buco è normale che ci provano, perché poi è una track position più favorevole durante la strategia. Quindi se rimane tutto così i piloti non si disturbano, ma appena vedono un'incertezza del proprio avversario subito buttarsi dentro, perché avere una posizione superiore è fondamentale in questa fase di Gran Premio, soprattutto quando poi arriveremo alle soste. Mister X li vede in fondo al rettilineo, esce da Chappell con il gruppo di testa che è in fondo all'hangar straight. Pozzo ha sbagliato 7. Di nuovo l'ultima. 1 e 2, occhio. Attenzione, largo Lopeschi. Prova a rinfilarsi Cartista di nuovo e ancora una volta si deve accontentare. Si sta immediatamente rompendo l'armonia così dal nulla. Attenzione Cartista qua dentro. Wow. Mamma che staccata di Cartista, che nonostante tutto è riuscito a tenerla alla corda. Devo dirti però la verità, ha fatto perdere il DRS. E gli ha fatto perdere il DRS, ti dico la verità, io pensavo che Cartista gli sarebbe arrivato addosso perché era davvero tardi la staccata. Non va però l'attacco, Lopeschi potrebbe rientrare perché ha 1-0. Potrebbe, non lo so. Usiamo sempre il condizionale perché si vive sempre questa gara su un equilibrio molto sottile. E guarda Pozzo Luca che non riesce a tornare sotto ad Alesi, è rimasto 1-2. E qui adesso anche la componente energetica comincia a essere usata da parte dei primi. Se volevano risparmiare adesso non possono farlo. Lopeschi ancora largo, sembra un po' in sofferenza Lopeschi.
è fuori dal DRS, quindi per Cartista potrebbe essere l'opportunità buona per passarlo. È fuori anche Poz Luca, ma Fabio Ferro è un po' più lontano. Cartista, no, sono lì. Sono entrambi usciti a 6 decimi da Chapel. E Mister X ringrazia, è a 3-9 da Cartista. Ottima parte, parte centrale di Poz Luca, eh. Torna 1-0 la Alesi, mentre arrivano le penalità. Le prime ha sbagliato Alesi. Della gara. Alesi ha una migliore accelerazione, sintomo che secondo me è un pelo più carico al posteriore, perché ha sbagliato l'ingresso, ma è in accelerazione da tanta strada nei confronti di Poz Luca. Ci vuole anche un po' quasi di coraggio da parte dei piloti nello scegliere magari un assetto più scarico che gli possa dare magari quella piccola percentuale in più di possibilità di attaccare un pilota davanti quando si è in trenino. Comunque fase molto delicata della gara, perché si vive su un costante filo del secondo tra i primi 5 e ogni piccola sbavatura può essere deleteria poi dopo nel proseguimento del Gran Premio. Dei primi 6 chi ha approfittato di tutta questa situazione sicuramente Mister X, che ha ridotto di un altro secondo il suo distacco, è a 3-8 e occhio perché entriamo poi nella famosa finestra per quanto riguarda le soste, quindi diciamo che se tu vai sotto i 3 secondi dopo è tutto aperto. Frattempo, guardando anche le altre posizioni e guardando quello che ci sta facendo vedere la regia, vediamo che Patrick Spedi, dopo il sorpasso di Scarzonico, è tornato un po' più aggressivo alle spalle del pilota dell'Alfa Tauri. Mentre si è molto stirato il gruppo davanti, eh. Sì, sì, sono molto... È l'effetto elastico, no? Quando tu sei vicino al tuo avversario tutti sono vicini, poi appena uno sbaglia aumenta il distacco oltre secondo, poi dopo per recuperare quel secondo tutti si mettono a tirare e ovviamente i distacchi cominciano ad aumentare dietro. 9 decimi Poz Luca, sta cercando di rientrare, devo dire che ci sta riuscendo molto bene, lo peschi anche al limite con Fabio Ferra, però Cartista non è riuscito ad approfittare. Lo peschi però più, diciamo, più a fatica. Luca 8 decimi, pienamente rientrato. Ad aiutare Lopeschi potrebbe essere questo riavvicinamento tra Pozzuca, Ferra e Alesi. E infatti ecco 9 decimi. Lampeggia Lopeschi, infatti stavo notando questo, che probabilmente Lopeschi sta dando tutto. Primo segnale importante della gara, vedere il pilota Ferrari, leader del campionato, lampeggiare. Questo significa che per quanto riguarda la sua energia è veramente al limite. 1.084, 1.1, e non ne riesce ad approfittare Cartista, perché questo allungo e probabilmente anche il fatto che Lopeschi stia spingendo molto non gli permette di stare molto attaccato. E può essere anche che magari Cartista sta cercando invece di non usare l'energia, sapendo che magari potrebbe ancora rientrare. 87esima gara questa di Cartista su Formula Italia Team. Ora si è avvicinato tanto Poz Luca, guardalo lì, 2 decimi, si è rincollato al posteriore di Alesi, riesce a impostare sono in un bordo con Cartista. Eccolo Poz Luca, 32.5 Cartista glielo ruba, ma l'abbiamo visto in onboard nell'ultimo settore. Cartista rispetto a Lopeschi fa una guida molto migliore, linee molto migliori, e probabilmente potrebbe attaccarlo adesso a questo punto, è molto vicino. Adesso ha la chance di poterlo attaccare se esce bene. Riesce ad uscire a 3 decimini, 4, vediamo se va all'attacco Cartista. No, non lo fa, si avvicina ma non si butta. E Lopeschi è davvero al limite, anche Fabio Ferra comincia ad essere al limite rispetto a Poz Luca. Continua davvero questa fase, prima erano tutti vicini, ora sono da 4-5 giri in apnea, molto precari. Credo, Fabio ha praticamente tra... largo Poz Luca. Riesce a mantenere comunque la distanza da Alesi. Tutti veramente al limite. Forse Poz Luca attacca, Vediamo. No, resta dietro, arriva infatti comunque molto vicino, un po' forse
anche la volontà di non attaccare da parte di Pozzo Luca, e comunque per il secondo giro consecutivo arriva la staccata di Stowe incollato ad Alesi. Però è una tattica intelligente, Luca. Leo Tsuhiroshi, e quindi sale in ottava posizione. Vediamo se riesce ad andare all'attacco di Giuseppe Federico. Stavo dicendo, è una tattica intelligente di Pozzo Luca, perché così fa arrivare veramente al limite Fabio, che è costretto a tirare perché è costantemente a 9 decimi. E quindi, anzi, adesso è oltre il secondo. Non vorrei che addirittura pure Fabio sia corto di energia, Box per Matteo Profilo. Intanto box per Matteo Profilo, che è il primo a fermarsi al giro 20. Chissà che questa non potrebbe essere una chiamata anche per Pozzo Luca a breve. Perché ci siamo nella finestra, sì. Il problema potrebbe essere l'overcut, perché la gomma poi non va in temperatura subito, deve gestirla bene poi se Pozzo Luca dovesse voler rientrare al prossimo giro seguendo il suo compagno. E comunque Ferra, scarso di Nico, dato 3 secondi. Ferra anche lui lampeggia. Chissà se magari non fanno una chiamata anche in McLaren per Leutz. Secondo me addirittura potrebbe esserci una chiamata per qualcuno dei primi 5. Vediamo. Perché forse per rientrare da questo secondo c'è bisogno magari di una chiamata aggressiva. Alesi non va, Luca non va, Fabio non va. Non va nessuno. No, non va nessuno. Non va nessuno. Leutz invece è arrivato a Stowe vicino a Giuseppe Federico. Lampeggia anche lui. Si inizia a vedere chi ha cercato di stare in pista con più risorse. Intanto scendono i tempi. 1.32.496. Il giro veloce della gara se lo prende Lopeschi. Adesso Pozzo Luca sembra essere tanto più aggressivo comunque rispetto ad Alesi davanti. E Fabio Ferra ha sbagliato Ferra al pelo, sì. Bella tensione che c'è, Luca, dopo 21 passaggi. Dopo 21 passaggi e la tensione si taglia con un coltello anche ai box. Questi sono i momenti in cui la gara potrebbe decidersi, l'abbiamo visto anche ieri sera in Sport. E comunque questo cambio di ritmo ha fatto sì che Mister X è passato dai 3.8 a 4.8, Sì, da appena hanno smesso di disturbarsi Mister X ha perso un secondo. Forse è un aumento di ritmo anche strettamente legato al fatto che stanno di fermarsi a breve. In teoria il ritmo è dettato da Alesi, il che mi fa venire il dubbio. Oh, 3 secondi Mister X. Il che mi fa venire il dubbio che potrebbe essere lui che sta spingendo per fermarsi. E comunque tra tutti Alesi è quello che non ha preso neanche un avviso, Continua Alesi. Box cartista, eccolo infatti. La coda del gruppo. Occhio alla penalità, e qua bisogna stare molto attenti perché lo ricordiamo sempre qui insolitamente rispetto a quello che vediamo in questa pit lane, che non è solo lunghissima, ma si percorre anche a 60 km orari, quindi è lunghissima. Cioè lunghissima da percorrere. E adesso credo che a chiamata tutti cominceranno a coprire. Sì. Bisogna anche vedere dove esce cartista, perché non vorrei che esca. Non deve uscirci vicino, altrimenti Dr. Ru potrebbe poi diventare un fattore che magari potrebbe essere utile a Ferra. No, esce a pista libera. Alle spalle di cartista c'è Giuseppe Federico, che però si è fermato. Dr. Ru è passato con ampio margine già alla sequenza farm, mentre cartista sta uscendo ora. Però la credo che in a temperatura. Questo... Credo che a questo punto questo potrebbe essere un'ottima chiamata per la Red Bull di Alesino, che probabilmente potrebbe fermarsi lui e costringere anche dietro tutti gli altri a seguirlo e quindi mantenere la leadership del Gran Guarda Premio. Guarda Scarsonico con la gomma R32-1. Da un'indicazione del fatto che la gomma Ardora come prestazione ne ha, considerando che Scarsonico l'ha montata già da un po'. Vediamo davanti se qualcosa si muove dopo la sosta di cartista. Non si muove Alesi, si muove Pozzo Luca. Si fermano tutti dietro. Si fermano Pozzo Luca e Ferra. Continuano Alesi e Lopeschi. E le Ferrari Lopeschi continuano entrambi. Ma aspettavo che una delle due Ferrari coprisse.
Eh sì, soprattutto Lopeschi, io mi aspettavo che andasse dietro, perché adesso un secondo e sei è difficile da recuperare da Lesi. Non ha neanche il DRS, quindi... bella tosta adesso per lui. Deve cercare di fare un giro alla morte. Ovviamente credo che si fermeranno al prossimo giro. Vediamo, si ferma Doctor Who. Sta arrivando Cartista, che è all'uscita. Passa ora sul traguardo, tolgono ora il limitatore Ferra e Pozluca. Arriva Cartista, ora curva 1. Occhio, perché adesso non lo mette in temperatura la gomma. Credo che Cartista rimarrà novera. Perso molto Ferra in box. Sì, ma anche Cartista il suo giro out non è stato eccezionale. Ciò che abbiamo visto dei giri out migliori ieri, per esempio quello di Schumi, quello di Luca Pigno. Sì, occhio anche quello di Pozluca, perché sembra che è partito abbastanza cattivo. Ma soprattutto Lopeschi. Era 1-6 da Lesie ed è arrivato 1-2. Spinge per la sosta, si ferma? Sì, potrebbe addirittura passare Fabio Ferre. Perché era 4 decimi. Da Ferra 31 secondi e 6 e vanno dentro entrambi. Sia Lesie che Lopeschi. Occhio che Lopeschi è arrivato davvero forte rispetto alla Lesie. Gli è arrivato vicinissimo. Ha rischiato molto di più, secondo me, Lopeschi all'attivazione del limitatore. Sì. E occhio, perché Lopeschi ha fatto un gran bel giro di overcut rispetto a Fabio Ferra. Aveva 31 secondi e mezzo di vantaggio. Pardon. 30 e mezzo di vantaggio nei confronti di Fabio Ferra. Escono entrambi. Sono a Veil. Cioè, pardon, a Club. Occhio, perché Lopeschi... traguardo. Occhio, che Pozluca è molto vicino, eh. Ha fatto un gran giro Pozluca, eh. Pozluca esce. Lo va ad attaccare. Lopeschi e va su Alesi all'esterno. All'esterno di Farm. Pozluca con la gomma calda, leggero contatto, attenzione. Attenzione, Alesi quasi si gira. Alesi quasi si gira dietro Lopeschi, va ad attaccare Cartista. Movimento anche per Fabio Ferra, che prova ad andare all'attacco nei confronti di Alesi. Passa, prova anche rotta. Cartista alla rotta. Ai ai ai. Avevamo Alesi visto un contatto. Mi sa che... Allora, ti devo dire la verità. Dalla grafica esterna non ho visto Pozluca perdere la vettura. Io, o è stato troppo ottimista tornando subito a destra, ma insomma... Alesi era lì. Lopeschi a Cops. Occhio, che là una Ferrari già l'abbiamo vista. Non era all'interno, però. Sta perdendo tanto Lopeschi, sa che non deve perdere molto tempo. Incredibile. Alesi aveva fatto tutto bene, intanto si ferma Mister X, che è uno degli ultimi a fare la sosta. Credo tornerà in box Alesi. Sì, lo passa Lopeschi adesso all'esterno. Contatto! No! Quel nervosismo. Tanto nervosismo secondo me per Alesi. Che continua! Attenzione, intanto dietro Lopeschi viene attaccato da Giuseppe Federico, che però va a lungo. Mamma mia, cosa non è successo dopo la sosta. E adesso dietro c'è pure Hiroshi, molto vicino nei confronti di Lopeschi. Non va però l'attacco, perché Lopeschi può usufruire della scia che gli viene fatta. Ferra! Errore! No, incredibile, ragazzi. Con la gomma bianca, incredibile. Per molti non si sta accendendo la gomma hard. Alesi passa. E guardate quella che sarebbe la classifica. Lopeschi 140, Cartista 109, Alesi 108. Mister X tornerebbe sotto al 91. E che Mister X in questo momento è a podio. Incredibile cosa non è successo dopo il turbine di soste ai box. Successo di tutto. Andiamo a ricapitolare un attimo, per coloro che si fossero messi in collegamento solo adesso. C'è stato un contatto all'uscita dai box con Pozluca, che è andato all'attacco all'esterno di Farm di Alesi. Un contatto che leggero, che ha portato però al danneggiamento dell'ala da parte di Alesi, che ha perso posizione. Ferra. È stato, attenzione, Ferra all'attacco su Alesi.
si riprende subito la posizione mentre va in box Lewis con l'altra McLaren. Poi l'attacco di Lopeschi nei confronti di Alesi, contatto fra i due, girati entrambi a Stowe. Mamma mia. Sì, si è ribaltata completamente la classifica. E occhio dietro, perché anche per esempio Giuseppe Federico è ritornato in lotta comunque per una posizione, il vertice là davanti con il suo ritmo sta andando a riprendere ovviamente Ferre e Alesi, portandosi dietro con sé anche Lopeschi, che comunque è in nona posizione, ma adesso deve cercare l'attacco nei confronti di Leuz, che è rientrato dai box. Gomma fredda, Leuz, contatto! Contatto, ha perso la frenata Leuz, attenzione, perché potrebbe essere un contatto non molto benevolo per la Ferrari di Lopeschi. E infatti, rotta ala. Incredibile. Credo che questa parte centrale di gara sarà gran materiale per la direzione gara. Ma proprio molto interessante, direi. Ne sono successe talmente tante. Secondo me in direzione gara, non so Marco, saranno già disperati. In questo momento comunque carte, Mister X ha 3 secondi di penalità e dietro c'è Ferra, Alesi con Giuseppe Federico e Leuz che prende 3 secondi adesso. Non so se sta succedendo un danno anche per Leuz, perché il contatto è stato discreto. No, per Leuz nulla. È gomma fredda. Ha perso infatti la frenata con la gomma fredda nel tentativo di provare a difendere la posizione nei confronti di Lopeschi, ma ha voluto troppo. Box per Biagio. E quindi Poz Luca si va a riprendere quello che è suo, si va a riprendere la leadership della gara. Fabio Ferra, 9 decimi da Mister X. Cartista si ritrova secondo a 2 secondi 8 da Poz Luca. E Ferra che si ritrova quarto. Giuseppe Federico 3 secondi anche lui. Fioccano le penalità. Sì, in curva 1 tra l'altro Giuseppe Federico, l'uscita fra curva 1 e curva 2. Soprattutto adesso la gara per Lopeschi e Alesi si fa veramente dura col danno all'ala. Sanno che una sosta li butterebbe in ogni caso in fondo al gruppo, quindi aspettano eventualmente un'interruzione, qualcosa che li possa avvantaggiare ed aiutare ad effettuare la sosta extra, che, della quale in questo momento avrebbero bisogno. Sì, e soprattutto però anche, ok, tu hai la rotta, la ripari, però perderesti le posizioni nei confronti dei tuoi avversari. Abbiamo visto come era molto difficile passare, quindi in ogni caso diventa molto molto dura la gara per loro. Bisogna anche vedere se hanno una gomma media nuova. Infatti stavo per dirlo, Ale, stavo giusto per dirlo. Cartista intanto un decimino alla volta, la sensazione di poter andare a recuperare Cartista la sta dando, a forza ha fatto un errore all'uscita di Stoma, aveva diminuito il suo distacco da 2.8 a 2.6. Tanto Biagio altri 3 secondi si porta a 6 se non erro. Sì, sono 6 secondi, però Scarsonico anche alle sue spalle a 6 secondi di penalità, quindi in questo momento manterrebbe la posizione. Sarebbe undicesimo, andrebbe a conquistare 2 punti. Per intanto Giuseppe Federico, vitale importanza passare Alesi, perché comunque ha sia il pilota davanti che il pilota dietro con l'ala danneggiata. Lui ha 3 secondi e potrebbe guadagnare questi 3 secondi nei confronti di loro due, ma deve cercare di passare il prima possibile il pilota retto. E dopo Giuseppe Federico si ritroverebbero ancora, diciamo, tête à tête sia Alesi che Lopeschi. Occhio. Arriva Giuseppe Federico, occhio, perché Alesi dà tanto, Giuseppe Federico va all'interno, riesce poi nel sorpasso, perché Alesi col danno all'ala riesce a portare molta meno velocità. Lopeschi, poi dietro Leuz e Hiroshi. Fortunato pure Lubensky, che nel contatto è riuscito a salvare la vettura fino alla ghiaia, perché se fosse schizzato ancora più veloce poteva sbattere contro il muro e finire lì il Gran Premio. Eh sì, assolutamente, anche perché è uscito ad alta velocità. E con effetto pendolo praticamente nella zona opposta, Alesi sbaglia all'uscita della Chapelle e offre il fianco a Lubensky. Ancora il DRS però Alesi, che non è ancora fuori dal secondo davanti di Giuseppe Federico. Allora Lopeschi non riesce ad andare all'attacco. Lungo Alesi, ovviamente soffre di sottosterzo, riesce a curvare molto meno. Tra l'altro Lopeschi
doppiamente sfortunato, perché era uscito clamorosamente indenne senza danni dal contatto con Alesi e poi invece ha danneggiato con Leuz. Sì, diciamo che la fase critica l'abbiamo vista tutta. Quando abbiamo svoltato da gomme medie a gomme hard si è vista la difficoltà di questa gomma bianca a portarla in temperatura, e c'è stata la maggior parte dell'errore, è stata proprio in quella fase lì, portare in temperatura il prima possibile le gomme e però nello stesso tempo cercare di difendersi, non era facile. Sono arrivati Leuz e Hiroshi alle spalle di Alesi e Lopensky, e Lopensky ora deve farsi strada. Nel frattempo al volo ringraziamo FMD Checco 58 per il follow e Nicolone 88, oltre a ringraziare Tals 706 per aver rinnovato l'appuntamento. Tals ci ricorda che è morto l'inventore dei CD. CD spiace. Possiamo chiudere la diretta con questa? Ok, perfetto. D'accordo. Occhio Lopensky, vicinissimo adesso. Occhio, perché guarda come è arrivato Leuz. Perché ovviamente tutte e due hanno danno e dietro vanno ancora più forte. Si sta ricongiungendo anche Matteo Profilo. Arriva Lopensky e fa l'attacco nei confronti di Alesi. Ancora una volta Lopensky all'interno. Alesi allarga, prova a rispondere addirittura all'esterno. Attenzione, poi invece arriva l'attacco di Leuz. Arriva nel 3 con Leuz che va all'esterno nei confronti di Lopensky. Sono in 5 praticamente in un fazzoletto. E dietro a Hiroshi che non è uscito benissimo, si deve difendere allora dal minaccioso Matteo Profilo alle sue spalle con l'Alfa Romeo. Tanto davanti Cartista sembrava poter recuperare, invece con questo giro Pozzuluca dà il tirone, si prende il giro veloce e sale a 3-1. Sì, ovviamente adesso a gara di puro passo per i piloti là davanti, e Pozzuluca sembra averne qualcosa in più. Hiroshi su Alesi all'esterno di Laffield. Occhio perché sta preparando l'incrocio, credo, a Kops, Vediamo se va all'attacco a Kops. È incollatissimo Hiroshi che va all'interno a Kops, e passa passo nei confronti di Alesi. Arriva anche Matteo Profilo di gran carriera, e credo che non possa passare qua. No, qui è molto difficile. Ricordo un incidente fra Zampi, non ricordo con chi. Alesi ancora un errore, Matteo Profilo esce molto più forte, va già all'attacco. Mamma mia, quanto è sporca addirittura la di Alesi. Penso che addirittura Alesi possa rientrare ai box a questo punto. Ancora Pozzuluca, 32-131. Cambiato ritmo. Giro veloce, ha cambiato completamente ritmo, guadagna altri 4 decimi nei Alesi confronti di Cartista. Alesi box, vediamo a questo punto di risolvere anche l'arcano. 32-0 Giuseppe Federico, giro veloce. Hiroshi 31-9, si spinge dietro. Hiroshi col DRS, però Giuseppe Federico no. Ma non stanno male. Gomma media nuova, suppongo, sì. Quindi risolto l'arcano della gomma media per Alesi. Continua a spingere Pozzuluca, altri decimini negli ultimi tre giri, quando è andato un secondo. Invece, piccolo errore di Giuseppe Federico all'uscita della Laffield. Per il pilota Haas, che stava cercando di rimontare nei confronti di Mister X e Fabio Ferra, che dopo l'errore il pilota Mercedes non è riuscito a ricucire ancora il gap nei confronti del pilota Ferrari, anche se in questo momento sarebbe terzo. Bandiera gialla prontamente rimossa, e forse era Alesi, non lo so, devo dire la verità, stavo guardando il distacco, non mi sembrava. Sembrava di aver visto un pallino blu fermo all'uscita di curva 4. Forse una scodata? Sì, può essere tranquillamente anche quello. Leuz intanto a caccia della posizione nei confronti di Lopensky. C'è stato già un contatto ravvicinato fra i due qualche giro fa, che è costato l'ala al pilota della Ferrari, che tra l'altro lampeggia. Speri box. Dopo 25 giri. Media.
per andare in fondo, avere una gomma più veloce. Sì, ci può stare. Mentre considerando... Vai, vai. No, volevo un attimo fare un piccolo riassunto per quanto riguarda le penalità o comunque gli avvisi. I primi tre hanno comunque un solo avviso in questo momento. Tra, ovviamente Mister X ha 3 secondi di penalità e Ferra adesso si aggiunge. E quindi ora Mister X ha il podio in mano. Sì. Lui, vabbè, quindi praticamente i primi due hanno un solo avviso, gli altri hanno 3 secondi di penalità, ad eccezione di Lopensky che anche lui ha 2 avvisi e di Hiroshi che anche lui ha un solo avviso. Occhio, tra l'altro per piccola collisione. Leutz all'esterno nei confronti di Lopensky a Stowe, tiene duro Leutz, ancora una volta molto vicini i due, arrivano alla staccata da Club. E stavolta Leutz riesce a prendersi la posizione nei confronti di Lopensky, molto vicino alle loro spalle anche Hiroshi. Vediamo, ovviamente ora più vanno avanti i giri, più la sofferenza per Hiroshi, per Lopensky diventerà palpabile. Giro numero 33 di 52, 20 al termine. Davanti Pozluca se ne va, Luca. 4 secondi e 4. Che cambio di passo da parte di Pozluca. Ah, lungo Lopensky. Forse si infila Hiroshi. Esterno di... Forse come prima con Alesi, Alesi intanto giro veloce 31.5.30. Alla fine riesce ancora a resistere Lopensky. Sembra però una resistenza che potrebbe essere fiaccata a breve. Grande occasione per i diretti inseguitori, guardando la situazione di Lopensky. Sì. E anche guardando anche quella di Alesi, Luca. Eh sì. Grande occasione soprattutto per Cartista e Mister X, e chissà quanto invece si sta mangiando le mani Long. Lui è stato totalmente vittima degli eventi invece. Molto aggressivo Hiroshi, soprattutto in staccata, in percorrenza ovviamente ne ha molto di più, dietro anche Matteo Profilo molto vicino che vuole approfittare della situazione, mentre Leutz sta scappando e sta cercando di ricucire il gap nei confronti di Giuseppe Federico, che ha perso invece nei confronti di Ferra e Mister X, quindi sembra che la lotta per la terza posizione in questo momento si risolva a 2. 2 secondi e 3 di vantaggio di Giuseppe Federico nei confronti di Leutz. Mentre dietro Hiroshi, occhio, il DRS Lopensky nei confronti di Leutz. Vediamo se arriva l'attacco da parte di Hiroshi, che però è un po' lontano, infatti non sembra voler attaccare ora, rimane dietro. Alesi ancora 31.387, il nuovo giro veloce e a 3 secondi e 2 da Pier Joker, 12 secondi da Dr. Ru, che varrebbe un punto quella posizione per Alesi. Che con questo ritmo Luca ci può arrivare comunque nella zona punti, quantomeno nella zona Dr. Ru e Black Piaggio. Mentre Hiroshi credo che adesso possa attaccare Lopensky. All'attacco Hiroshi, sfrutta tutta la scena del pilota Ferrari che si difende verso il centro della pista, va all'esterno la staccata di Stowe e va al sorpasso Hiroshi nei confronti di Lopensky. Si avvicina anche Matteo Profilo. Hiroshi che ora deve andare a colmare un secondo e mezzo di vantaggio. Attenzione, si è girato Pier Joker a Cops. Cops. Raro, vabbè, Pier Joker però l'hanno a fondo, vero? Purtroppo sì, l'hanno a fondo. E scarso Nico intanto prende altri 3 secondi di penalità, va a 6. Ma la cosa interessante per quanto riguarda la sua gara è che ha fatto 27 giri con questa gomma hard e comunque il ritmo... Oh, ho girato Lopensky! Sì. Si è girato, eravamo in onboard con lui! Ancora un errore! Sta diventando una serata terrificante per Lopensky. Un calvario sta diventando.
Ancora giro veloce di Alesi, 31.2, si migliora ad ogni giro. Il suo compagno Barrisperi fa di meglio, 30.883. Cartista andrebbe a meno 25, a una gara di distacco proprio al giro di boa della stagione. È un bel jolly per Cartista questo. Considerando infatti anche che probabilmente ci sarà un qualcosa tra Pozzoluca e Alesi, se riesce a rimanere con questo distacco può anche pensare a qualcosa in più nel post gara. Credo che debba tenersi sotto i 5 secondi. Sì. Credo sia meglio. Scarsonico vicino ora a Lopeschi. Ho pensato addirittura della sosta, infatti. Sì, sì. Box Lopeschi. Gomma soft? Ah, no, media. Secondo no, me. No, credo media, sì, anch'io. E soprattutto però questa sosta credo che vada dietro ad Alesi. E Alesi prenderebbe un punto, eh? Sì, mentre Lopeschi non ne prenderebbe manco uno in questo momento. Incredibile. Cambio d'ala, muso nuovo per Lopeschi. E infatti passa Alesi. Deve passare forse anche Patrick Speri, eh? Se la gioca. Renderebbe la rincorsa più complicata. C'è anche Pier Joker molto vicino. Passano, sì, tutte e due. Ullala. Mentre per quanto Hiroshi era da prendere Leuz, era 1.5 ora in zona di RS, 8 decimi. Sì, e per quanto riguarda invece la terza posizione, Fabio Perra rimane sempre a quel 1.5 secondi, non riesce più a ricucire il distacco da Ernesto, da Mister X. Tanto Sbinno TV dalla chat probabilmente si chiede il perché della sosta di Lope. Forse per l'ala. Estrema razio. E credo soprattutto per l'ala. Hiroshi in questo momento avrebbe la posizione gratis su Leuz perché non ha penalità ed è a 1-1. E anche su Giuseppe Federico. Hiroshi in questo momento sarebbe quinto. Sì. Altra gara comunque buona per Hiroshi, eh. Sì, una gara buona fatta di un passo tutto sommato buono, ma soprattutto in questo momento di grande pulizia. 5 e fuori dai guai soprattutto. Rimane lì, eh. Soprattutto fuori dai guai, eh. Quello, guardando tutto quello che è successo, è uno dei dati fondamentali. Prova a rientrare, Ferra, 9 decimi. Anche Leuz su Giuseppe Federico, 9 decimi. Tempo il confronto degli ultimi 5 passaggi fra il passo di Pozzoluca e quello di Cartista, con Pozzoluca che è andato su 31.7, 31.9, poi si è fermato diciamo sul 32 netto, 32 basso, mentre un 32 medio quasi per Cartista. Sì, adesso i passi più o meno, Luca, si stanno equiparando, anche perché comunque siamo arrivati in una fase della gara dove la benzina cala e la gomma comunque migliora, quindi ritorniamo più al setto di qualifica dove abbiamo visto comunque tanti piloti, anzi quasi tutti, andare sullo stesso ritmo, quindi anche le prestazioni si cominciano a diventare uguali tra tutti i piloti, e questo poi dopo implica il fatto che è difficile anche andare a ricucire un gap che sembra comunque colmabile come quel gap sopra il secondo, insomma. Eh sì, comincia a diventare molto più complicato. Giro numero 38 di 52, Pozzoluca leader con 5.5 secondi di vantaggio nei confronti di Cartista. Poi Mister X che in questo momento ha il podio a portata. C'è stato un errore di Ferra che stava rientrando, ora è quasi 2 secondi. Sicuramente è molto al limite Ferra, perché lo vede lì ma non riesce a prenderlo, e l'errore è dietro l'angolo. Tanto arrivano altri 3 secondi per Doctor Who.
sono 6 secondi di penalità, Alesi a 6 e 4, quindi Alesi fra un po' potrebbe prendersi anche l'undicesima posizione sul Barberù. Guardando il campionato sarebbero punti importantissimi, visto che Lopeschi è dietro. Sì. E Lopeschi proprio ora va all'attacco di Pier Joker. Va al sorpasso. Sta ridando uno strappo Pozluca, 5-8, o forse un errore di cartista. Diciamo che nell'ultimo giro credo che infatti è stato il miglior giro per quanto riguarda Pozluca, girato in 31.5, quindi è stato più uno strappo di Pozluca, mentre cartista è rimasto sul 32 basso, ha girato in 32.2. Devo dire che Pozluca sta gestendo la gara davvero in maniera molto autorevole. Sì, decide lui. Il veloce. Può essere fondamentale questo, eh? Eh sì. Lopeschi giro veloce a 1.4 da Patrick Speri. Eccolo qua, 1.29.759. Questo è un tempo che forse è praticamente difficilissimo. Se non è una gomma rossa, credo che sarà quasi impossibile batterlo. Tanto on board con Leuz a caccia di Giuseppe Federico. Non riesce a prenderlo, non riesce ad avvicinarsi. Leuz che ha la gomma più fresca di tutti. Riesce ad attaccare molto bene il contorno interno qui a Stone. Vorrei, Luca, sì? se riusciamo a far vedere il ritmo di Scarsonico. Ma gli ha già la Z2 che dovrebbe essere il Pier Joker. Pier Joker ancora alla fine. Vorrei di far vedere il ritmo che sta ottenendo Scarsonico con la gomma dura. Perché è molto interessante, perché ha praticamente superato 32 giri di gomma e il ritmo è veramente forte. Sta girando praticamente quasi come il leader Pozluca. Adesso negli ultimi due giri ha perso qualcosina, ma il ritmo è veramente buono. Andiamo a vedere. Arriva subito la grafica comparativa che ci viene in aiuto proprio a confrontare quello che è il passo di Pozluca, leader della gara, con quello che è il passo invece di Scarsonico, che in questo momento è in nona posizione. Eccolo qui, Scarsonico gira in 31 alto, 31.7, 31.9, 31.8, 31.8, e Pozluca ha dato un paio di strappi in 31.5, ma prima girava in 32.1, lì era Scarselletta che gli guadagnava 2-3 decimi al giro. Sì, questo soprattutto per farti notare che una gomma... Si è girato! Scarsonico! Sì. Incredibile! Eccolo! Incredibile. Ha rotto l'ala. Sì, l'abbiamo visto in diretta. Era comunque Scarsonico all'uscita di Cops. Era per far notare comunque che con 32 giri di gomma la gomma reggeva ampiamente il passo. Se non poteva girare con quelli che avevano comunque 10 giri di gomma in meno, per far capire quanto è prestazionale la gomma nel lungo periodo. Intanto Lopeschi si sta avvicinando a Patrick Speri, ma è un aggancio non facile perché sta recuperando con molta fatica, quindi Patrick Speri sta comunque mostrando un buon passo. E Black Biagio è in nona posizione. Nona posizione. Sta facendo comunque un'ottima gara di esordio fra le mille peripezie altrui. E occhio, perché questo errore Scarsonico fa prendere un altro punto ad Alesi e fa arrivare al limite della zona punti Lopeschi, che dovrebbe andare a superare proprio Patrick Speri per prendere un punto, e con il punto del giro veloce sarebbero due punti, e quindi praticamente annullerebbe i due punti che guadagnerebbe Alesi su di lui in questo momento. Gomma media, come vediamo anche dalla grafica, per Nicolas Scarselletta, Scarsonico. Cambio di ritmo comunque Pozluca, dopo alcuni giri che si era un attimo riposato, sta andando via sul passo del 32.
Intanto vediamo dalla grafica, 152esima gara per Lopeschi su Formula Italia Team. Comincia a essere vecchio anche lui. Mai vecchio quanto me, che sono il leader della classifica. Alesi è il secondo in assoluto, ha due gare da me, eh. Ale Calcagna mi sta colpiato sul collo. Prima il record me l'era Mauro Gold, Mauro De Cristofaro. Tanto bandiera gialla settore 1. Leus! Sempre Leuz. Curva 4, curva 5. Incredibile, secondo me qua ha scordolato troppo. Guardando dove è la macchina, secondo me ha preso il cordolo troppo interno. Fa respirare Giuseppe Federico. Una gara con comunque tanti, tanti errori, eh. Soprattutto della... nella parte centrale, quando i piloti sono passati dalla gomma media alla gomma hard dopo le soste, successo davvero di tutto, come dicevamo anche in precedenza. Quando mancano ormai comunque 10 giri alla fine, giro numero 42 di 52. Alesi intanto sorpasso nei confronti di Dr. Rusa in decima posizione. E col passo che ha potrebbe andare a prendere Black Biagio, eh. Altri 3 secondi per Scarso Nico. 9 secondi e mezzo da Biagio, che se non erro dovrebbe avere 6 secondi di penalità. Sì. Quindi ad Alesi bastano 3 secondi e mezzo per stare davanti a Biagio e arrivare in nono. Mentre Mister X sta ricucendo qualcosina su Cartista, ovvio, anche 3 secondi di penalità, quindi la chiappa alla seconda posizione è quasi impossibile, però comunque ancora gialla, altri due dovrebbe essere sempre più gioca, sì. Un eventuale safety car, Luca, in questi ultimi giri ammazzerebbe la gara di chiunque tranne che per Hiroshi, eh. Beh, è importante anche questo, il non prendere penalità, perché poi una safety car, un'interruzione che ricompatta il gruppo, potrebbe davvero mandare in enorme difficoltà i piloti con secondi di penalità. Soprattutto ancora di più in una pista del genere, dove spesso si riesce a stare in trenino e quindi scappare via è molto difficile. Tanto ci dice Talz, la regia gufa peggio di Mazzoni. Quindi teoricamente adesso dovrebbe uscire una safety car. Tutto regolare fino a questo momento. Le parole magiche. Dalla chat danno molto difficile il sorpasso di Lopeschi nei confronti di Patrick Speri, perché dicono che sul dritto va davvero forte. Ora Lopeschi è molto vicino comunque. Si sa anche che Patrick di solito usa un setup molto molto scarico, quindi potrebbe esserci questa difficoltà per Lopeschi, che da un sacco di giri che ha alle spalle di Patrick, ma è impossibilitato a passarlo perché sul dritto, vediamo adesso anche lui con il DRS aperto, si avvicina ma non riesce a avere lo spunto per farsi vedere. Speri anche lui molto esperto, eh. Tutta di vecchio corso all'interno di Formula Italia D, ma in generale di vecchio corso all'interno dei campionati virtuali. Secondi intanto davanti, costruire un dato via. Parri Speri alla vicino alle 100 gare, 98esima gara questa. Mentre comunque stavo vedendo i tempi, Cartista sta un po' soffrendo comunque questa parte rispetto a chi è intorno a sé a livello di tempi. Sì, perché la sensazione inizia da che pozzo. Luca! Attenzione, Lopeschi! E dicevo, Pozzo Luca aveva proprio la sensazione di aver dato solo degli strappi, ora invece sta andando avanti proprio via di passo. Sì, Cartista che ha anche tutto da perdere, sa che comunque è secondo, rischiare adesso sarebbe totalmente inutile. Sì, sta guadagnando. Lopeschi fuori dai punti. Ha poco senso spingere adesso.
45 di 52. Si avvicina il traguardo per Poz Luca, che sarebbe la seconda vittoria stagionale. Si assottiglia lo spazio per Lopeschi di provare l'attacco nei confronti di Patrick Speri, molto vicino. Adesso prova a tuffarsi all'interno. Non c'è spazio, difende molto bene la posizione Patrick Speri. Il resto del gruppo molto dilatato. Questa è l'unica lotta in questo momento vera in pista. Roci sta sgondolando abbastanza, prima che prima l'uscita di Bucco, ora qui. Comunque arriviamo nella fase adesso dove tutti i piloti possono andare flat out in molti punti della pista, quindi chi ha un assetto diciamo non proprio buono comincia a soffrire in maniera vistosa nelle curve, soprattutto ad alta percorrenza. Una gara che nella seconda parte di gara si è si è girato ancora Pier Joker, sempre alla Huffield. Purtroppo con il fondo rotto sta cercando di fare il possibile. Occhio che Lopeschi non è lontano da Patrick Speri adesso, vediamo se riesce all'Hangar Straight. No. Vicina, niente da fare. Niente da fare, gli è arrivato a ridosso ma niente da fare. Non riesce neanche a provare a farsi vedere, che è molto più grave secondo me, cioè nel senso non ha proprio lo spunto ideale per provare un attacco, e che rende tutto molto più difficile. Vediamo se riesce ad avvicinarsi ulteriormente, anche perché insomma non era così lontano. Ci prova qua qui. Forse in un punto alternativo, niente da fare ancora. Niente, ancora lontano Lopeschi. Davanti invece Mister X 1-8 dal cartista, e dietro Fabio Ferra non lo molla comunque. Un secondo e mezzo lo vede sempre lì, ce la tiro ma non riesce a chiudere il gap. Tanto da questo momento all'interno della nostra chat potete andare a votare il vostro driver. Oh, Lopeschi. Quanto è vicino. Tanto grazie a Tito Dello per il follow. Ringraziamo sempre per seguirci così numerosi. Ci avviciniamo alla soglia dei 1400. Lopeschi sempre lì. Cartista ha riaccorciato un pochettino, 7-3, era 8 secondi prima. Un piccolo errore di Poz Luca, Cartista ora è tornato a dare qualcosina. Un po' un tira e molla. Stanno arrivando su Doctor Who comunque davanti, Che sarebbe diciamo una complicanza ancora ulteriore per Lopeschi, perché se Patrick Speri ha il DRS diventa ancora impossibile passarlo. Comunque mi aspettavo Alesiri cucesse molto in fretta il distacco da Black Biagio, ma ancora sono a 8 secondi e comunque Black Biagio sta girando forte con questa gomma hard. Non è facile per Alesi andare a riprendere il pilota Aston Martin. Eh no, perché mancano 5 giri al termine e deve recuperare almeno un altro secondo e mezzo. Non impossibile, ma insomma deve sveltire l'andatura. Credo abbia preso sì, ha preso il DRS, spero di Dr. Luca, li lascia andare entrambi, attenzione si apre il banco. Ce l'ha stavolta. Va all'attacco. Patrick Speri prova a rispondere nei confronti di Lopeschi, va all'esterno, all'ingresso della club, e Lopeschi alla fine riesce a chiudere la manovra. Vediamo se però Speri riuscirà a rifarsi sotto, perché è ancora vicino.
spinge Lopeschi per cercare di creare gap, per cercare di non prestare di nuovo il fianco a un contrattacco di Patrick Speri. E in questo momento Alesi e Lopeschi prenderebbero entrambi 4 punti, 4 per Alesi, 3 più il giro veloce per Lopeschi. Cartista intanto 7-2, l'ha data un po' su Bozluca, ma non l'ha data su Mister X, che sta quasi per entrare in zona di DRS di Cartista quando mancano 5 giri al termine, 4 giri, pardon. E l'ha data su invece Fabio Ferra nei confronti di Mister X, un errore perché il distacco è salito tanto, mentre 39 ha fatto Mister X. È svegliato Mister X nei giri finali della gara, peccato per i 3 secondi perché con Cartista sarebbe stata una lotta molto importante. Non riesce a scappare Lopeschi, rimane attaccato Patrick Speri. E Cartista non può vivere sogni tranquilli perché ha 2 avvertimenti. Assolutamente no. Forse è per questo che sta facendo questa parte finale di gara col braccino, per evitare di doversi giocare la posizione in pista con Mister X, visto che sta comunque un po' soffrendo, un po' peccando di passo rispetto al pilota Ferrari in questo finale. Patrick ha attaccato Lope. Non molla, non molla, no, niente, no. Patrick Speri. Mentre entra in zona di DRS Mister X nei confronti di Cartista. E Alesi a 4 decimi da Black Biagio per prendere la nona posizione. Alesi ormai quasi arrivato. Patrick Speri non molla, occhio perché si potrebbero invertire le parti, ovvero Patrick Speri potrebbe conservare qualcosa per andare poi all'attacco all'ultimo e riprendersi la posizione e i punti. Punti che permetterebbero ad Alesi di guadagnarne uno. Sì. Alesi virtualmente in questo momento in nona posizione. Allora già in questo momento quindi guadagnerebbe nei confronti di Lopeschi, ma credo che al netto della gloria personale di Patrick Speri ci sia il motivo che dicevo prima, il motivo extra in Red Bull per spingere Speri all'attacco nei confronti di Lopeschi. 6 e 7, Cartista ha mollato un po' anche Pozluca, che è proprio Mister X che ha cambiato passo. Sì. Che comunque ha fatto una gran gara Mister X, vedendo da dove partiva, dalla 13ª posizione, ha fatto veramente una grandissima gara il pilota Ferrari. Assolutamente sì. Tanto vanno a iniziare il giro numero 50, il terz'ultimo di questa gara. Telecamere sempre su Lopeschi e Patrick Speri incollati. Mister X rimane lì a 9 decimini da Cartista. Gli permettono di usare il DRS, ma non di essere sufficientemente vicino e riuscire ad attaccare. Credo che per Mister X vada bene così, dovrebbe cercare di forzare l'errore Cartista per fargli prendere 3 secondi e poi giocarsi per la seconda posizione, altrimenti credo che per il podio già andrebbe bene a lui, mentre Patrick invece, Luca, è molto vicino a Lopeschi e occhio che secondo me all'Hangar Straight potrebbe provare l'attacco. Lo vede molto vicino, lo vede molto ingombrante negli specchietti Lopeschi. Sai che se lo magari sta tenendo per l'ultimo giro? Anche. Però vedendo la velocità che ha... potrebbe cercare qualcosa di diverso. Sempre vicino. Mette tra poco davanti Pozluca. Andrà a completare anche il penultimo passaggio per iniziare il 52, l'ultimo che gli andrebbe a consegnare la seconda vittoria stagionale, lo rilancerebbe in classifica. Vicino Speri, cercando di preparare una traiettoria, bene. Bravo per uscire meglio. Vicino ma non attacca.
Secondo me qua non ha voluto attaccare. Black Biagio 3 secondi, Arresi era già davanti, ormai ha 3 secondi e 9, 4 secondi dal pilota Aston Martin. Nove secondi però lo espongono a Lopeschi, perché se recuperasse altri due secondi sarebbe in condizione di scavalcare Biagio. La vedo un po' dura, anche perché comunque Lopeschi è in duello con Patrick, sì. Quindi si disturberanno un po'. Tanto davanti, ultimo giro per Pozluca. Un Mister X che si è ulteriormente invece avvicinato a Cartista. Ma le posizioni restano quelle. Patrick Speri, arriva Stowe. Di nuovo non va all'attacco nei confronti di Lopeschi. Intanto Pozluca davanti. Maggots, Beckett. Poi Chappell a lanciarsi sul rettilineo dell'Hangar Straight. Oh, Mister X si è fatto vedere su Cartista la Maggots. Si fa vedere. E credo che lo va all'attacco. Attacco nei confronti di Cartista. Attenzione all'attacco di Mister X. Mentre Pozluca Club è interno di Mister X. 3 secondi Rossi proprio alla fine. Pozluca, l'ultima curva per andare sul traguardo e andare a vincere, seconda vittoria stagionale al nono appuntamento della stagione. Pozluca vince a Silverstone, chiudono Mister X e Cartista che si erano scambiati le posizioni, ma per i 3 secondi di penalità del pilota Ferrari Cartista chiude in seconda posizione, Mister X completa il podio in terza posizione. Occhi su Lopeschi e Patrick Speri che vanno ora, Maggots, Beckett e poi per l'ultima volta lungo il rettilineo dell'Hangar Straight all'uscita di Chappell. Non è vicino però Patrick Speri. No. Non è vicino, allora Lopeschi può riuscire a mantenere la posizione. Chiudere undicesimo con Alesi decimo. Anzi nono. Prendendo la posizione nei confronti di Black Biagio, arriva proprio in questo momento e chiude nono. Lopeschi invece per poco, per 4 decimi nei confronti di Biagio, non riesce a prendere la posizione. Speri chiude 12esimo, si prende l'ultimo piazzamento a punti. Poi arriveranno Doctor Who, che arriva in questo momento. Scarso Nigon invece, infine Pier Joker. Comunque giù il cappello per Pier Joker, che nonostante le zero safety car e il danno al fondo, non solo ha portato la macchina in fondo, ma lo ha fatto anche senza farsi doppiare. Non era assolutamente facile, perché è davvero precario il controllo della vettura quando il fondo è danneggiato. Alesi non è arrivato all'ottavo posto di Lewis per 98 millesimi. Oh. Però tanto ricordiamo, poi andremo ad annunciare anche quello che è il nostro driver of the day. Pozluca perfetto oggi, dicono dalla chat. Eh beh sì, soprattutto la seconda parte di gara ha gestito come voleva il ritmo, ha fatto una differenza abissale su tutti gli altri. Tra tutti io forse, oltre a Pozluca, direi ottima gara per Mister X e per Giuseppe Federico, perché hanno fatto due bellissime gare. E meriterebbe anche una citazione Black Biagio, che comunque la sua prima partecipazione alla Pro arriva in chat esultante con scritto punti, che devo dire per lui saranno sicuramente molto positivi. Questa la classifica finale: Pozluca, Cartista, Mister X, poi Ferra, Giuseppe Federico che alla fine chiude quinto davanti a Di Rossi, poi Matteo Profilo, Leuz, Alesi, Black Biagio, Lopeschi, Patrick Speri. Questa la zona punti. Chiudono Doctor Who, Scarso Nico e Pier Joker, unico ritirato per un episodio davvero sfortunato, Long con l'Alpine che perde una grande occasione dopo l'altra grande occasione che tanto amaro in bocca gli aveva lasciato 7 giorni fa a Portimao. Detto questo, prendiamo una piccola pausa pubblicitaria e dopodiché noi ci ritroviamo tra pochissimo per il salottino, dove incontreremo con noi i primi 3 classificati, Pozluca, Cartista e Mister X. Pubblicità e ci vediamo tra poco.
Amici di Formula Italian Team, se sono qui è per un annuncio importante. Ebbene sì, vogliamo farvi un regalo. Un regalo? Di che si tratta, dai? Un momento, ci arrivo. Mi dai un secondino, arrivo. Dai Luca, non tenerti sulle spine che stiamo provando. Cosa bolle in pentola? Vogliamo farvi un regalo, anzi due. Ma come fare? Molto semplice. Vi basta seguirci su Twitch, infatti alla fine di maggio, alla fine della nostra stagione agonistica, due regali, entrambi estratti a sorte. Il primo, fra gli abbonati che ci avranno sostenuto per almeno 3 mesi consecutivi, da 3 a 5 mesi per la precisione, e il secondo, un pochettino più grande, estratto fra gli abbonati che ci avranno sostenuto per 6 mesi o più. Ma non ci credo. Ma Luca, sei serio? Allora corro, corro subito! Ma non scherzare, dei regali, assurdo! Ma chi se ne frega delle Master, io vi saluto! Ciao ragazzi! E quindi non perdete tempo, andate su Twitch, seguiteci e rinnovate il vostro abbonamento o iniziate a farlo, valgono tutti gli abbonamenti, anche Prime, perché se avete Prime e non lo sapete, su Twitch l'abbonamento è completamente gratuito! Sì, vabbè Luca, ho capito tutto, va bene tutto, però dici che cos'è sto regalo, cioè vogliamo sapere qualcosa, dai. Adesso vuoi sapere un pochettino troppe cose, rimanete sintonizzati qui, vi faremo sapere anche qual è il vostro regalo. Nel frattempo ci vediamo su Twitch. Appena provato il simulatore devo dire che le impressioni sono state ottime, diciamo. L'unica cosa che forse sarebbe migliorare un po' il mal di mare che ogni tanto diviene. Per il resto è una tecnologia veramente molto ottima e bisogna provarla. Sì, è sicuramente un attrezzo molto avveniristico, pur mancando le sospensioni che gestiscono il movimento del mezzo, comunque ti dà una sensazione di una percezione della realtà molto efficace. Va benissimo, un ottimo attrezzo, veramente un bel giocattolo. No, ci sono venuto per fare un giro con una macchina di un collega qua, di un amico, e invece mi sono ritrovato a provare questo marchingegno fantastico che dà delle sensazioni meravigliose, non rischiando niente, è molto divertente, molto divertente. Io lo consiglio anche a chi non è esperto, perché devo ripetere che è divertente. Le sensazioni di guida sono veramente molto reali. Non mi aspettavo che fosse così divertente, ho trovato la vera sensazione di guidare in pista, soprattutto hai la possibilità di provare diversi modelli di auto e ognuno ha la sua propria caratteristica. Vederlo dall'occhiale col casco ha proprio la vera sensazione di guidare in pista, anche quando ti giri con la testa, vedi all'interno della macchina, così come quando guidi hai la possibilità di muoverti e non è come quando vedi in un monitor che in realtà sei tu e il monitor, come se giocassi a un videogioco normale. E quindi eccoci rientrati per il post gara, ci hanno già raggiunto i primi 3 classificati della gara di questa sera e allora ci tuffiamo subito in quella che è stata la loro gara. Partiamo dal vincitore, partiamo da Poz Luca, ancora una vittoria che ti rilancia un po' in classifica in una serata dove tanti dei protagonisti del campionato si sono ritrovati ad affrontare svariate difficoltà, e dici un po' com'è andata. Buonasera a tutti, sono contentissimo, ho ancora l'adrenalina a mille, infatti
sto fumando la sigaretta per scaricare un po' la tensione. E, che dire, è stata una bella gara, qualifica diciamo abbastanza bene, potevo fare sicuramente meglio, però quarta posizione, sono partito tranquillo, ho seguito il trenino, diciamo che nei primi giri ho fatto un paio di errori che mi hanno fatto perdere poi l'IRS d'Alesi che ho recuperato e ho deciso di fare undercut, pur sapendo che la bianca non era più prestazionale della gialla nel giro d'uscita, ma sapevo che però dopo mi sarei trovato chi era davanti a me, appena davanti, con una gomma molto fredda, perché l'ho visto ieri sera, è successo in Sport League, quindi ho pensato a quello, sono entrato, difatti quando sono uscito dal box, credo che lì sia stato un po', scusa, quando Alberto poi è uscito dal box, credo sia stato quello lì il momento un po' cruciale della gara, io ho trovato piantato in mezzo alla pista, e allora mi sono buttato in esterna, e poi tra la 3 e la 4 c'è stato sicuramente un contatto, perché l'ho sentito e dallo specchietto ho visto lui che ha perso il controllo, non so se si è girato, non so cosa sia successo, perché io finché ho visto la sua macchina, finché dalla mia inquadratura vedevo la sua macchina, ero esterno, e poi non lo so, avrò modo poi di chiarire con lui la situazione, ci scambieremo i video e vediamo, e niente, poi da lì è partita, ho visto sparire tutti dietro, certo mi sono trovato con tipo 2,5 secondi di vantaggio su Lucio, e ho detto, boh dai, comincio a fare un po' di passo, vedo di se riesco a mettere un po' di gap, appunto sapendo questo episodio, che conoscendo Alberto probabilmente sarà una disputa, non lo so, vedremo i video, sperando di riuscire a mettere almeno 9 secondi, non sono riuscito, sono arrivato a metterne 7, però va benissimo così, comunque sono contento di quello che è successo stasera, del passo, mi ero allenato pochissimo perché questo weekend qua sono partito giovedì, sono tornato domenica sera, quindi ho fatto giusto qualche giro per fare un setup, però sono contento, molto molto contento. Jacopo, domande? Diciamo che per quanto riguarda Pozzo ha fatto una gara strepitosa, più che altro, ecco, sei stato l'unico, almeno per quanto riguarda quello che abbiamo visto noi, ad accendere bene la gomma bianca, che sembrava essere la fase critica un po' di tutti i piloti. Merito delle pressioni, merito del stile guida, secondo te qual è stato il punto chiave della seconda parte, perché hai cambiato completamente il ritmo? Guarda, in realtà non ne ho idea, cioè nel senso, perché comunque anche nella prima parte di gara sentivo di averne di più di chi mi stava davanti, tanto che ero sempre di 3 decimi, 4 decimi, ed era troppa vicinanza che mi portava a fare quegli errorini lì e non sono mai riuscito ad andare avanti. Poi non ho fatto particolari cose con la gomma bianca, mi sono preso il giro d'uscita, soprattutto la prima metà giro, tranquilla, senza forzare, diciamo che da Cops in poi ho cercato di forzare usando un po' l'ERS, ripeto, l'idea che avevo di trovarmi davanti poi chi avrebbe pitato con la gomma molto più fredda si è verificata ed è stata vincente, ecco, buona così, quindi non lo so, davvero sono sincero, è una gomma che non avevo neanche mai provato, cioè l'ho messa per la prima volta stasera in gara, ho sempre provato la gomma gialla, quindi fortuna, mi sento di dire così. Perfetto, ti concediamo per il momento, passiamo al secondo classificato, passiamo quindi a Cartista. Lucio, torno al discorso che facevo in precedenza, un'ottima gara considerando anche i piazzamenti magari di due diretti rivali, ovvero di Lopez e Alesi, perché al netto dei risultati che verranno nel post gara, e vai a riposo con 23 punti di ritardo da Lopez, che sono meno di una gara. Sì, dai, diciamo che una pista non favorevole alla mia guida, diciamo che è andata piuttosto bene, dai. Infatti si è visto ben già dalla qualifica che faticavo un po' in questa pista e dai, sono, diciamo che quando si stava per staccare il gruppo ho deciso di fare undercut, infatti ha pagato un po' perché sono mischiate un po' le carte nel ventesimo giro e sono riuscito a stare lì, però questa gara qua non ne avevo tanto, infatti Luca se n'è andato abbastanza facilmente, anche Ernesto verso la fine mi ha recuperato tanto, quindi per la prossima gara vediamo cosa, adesso nelle fese qua vediamo cosa, se cerchiamo di migliorare o no. Domande, Jacopo, Ale?
Ma io no, non c'ho niente per cartista, ha già detto tutto lui. Perfetto. Vorrei sapere quando hai iniziato a gestire il tuo distacco con il primo classificato Pozluca, anche avendo visto i tuoi due diretti interessati nella lotta per il campionato praticamente autoeliminarsi. Com'è stato il tuo approccio a questo evento e se appunto hai deciso di a un certo punto non rischiare troppo, perché comunque 18 punti sono 18 punti veramente d'oro per quanto mi riguarda. Sì, allora, ovviamente quando ho visto all'inizio, dopo appena abbiamo messo l'hard, che ho visto a Luca a 2 8, 2 secondi 8, ho cercato di riprenderlo, solo che vedevo che facevo abbastanza fatica. Poi appena iniziato ad andare a 4-3-3 ho detto ok, cerchiamo di tenere dietro Ernesto, perché era Mr. X, perché era, mi sembra, a sette secondi e mezzo, ma io non ne avevo, già partivo da questo presupposto, che già lo sapevo, lo immaginavo, e infatti diciamo che no, piuttosto ho gestito più che altro il distacco con Mr. X, che... perché se mi passava davanti poi sapevo che ne aveva per prendermi 3 secondi, e sono riuscito a gestirla e è andata bene, dai. E anche avuto magari un po' lo spauracchio di prendere il terzo avviso? Esatto, sì, perché ho preso il primo avviso e purtroppo ho visto Lopensky andare lungo mi ricordo in quelle curva, e sono andato anch'io, solo che lui sicuramente non ha preso avviso e io sì, e poi nel secondo l'ho preso un po' così, perché un po' di distrazione. Fortunatamente il terzo non l'ho preso, perché sennò davvero Mr. X passava avanti. Luca. Perfetto, allora riprendo la palla, visto che nominavamo proprio Mr. X, passiamo da Ernesto. Una bella risalita, da 13 a 3, una bella scalata. Non le voglio rifare, assolutamente. Troppo qualifica, pessima. L'ultimo giro mi ha dato taglio, quindi non sono riuscito a migliorare. Praticamente mi è rimasto il tempo del primo giro. Lasciando la qualifica, avevo fatto un setup, dato che su questa pista soffrivo sempre di sottosterzo, ho fatto un setup molto puntato sull'anteriore, infatti si è visto, anche abbastanza carico. Il punto è che partendo dietro, trovandoti nel mucchio, Fortuna ha voluto che ci sono stati degli incidenti dove si sono autoeliminati, quindi ne è passati tipo 5 senza fare niente. E già con la gialla, dopo che ero sesto, mi sembra, sì, vedevo che ne avevo per riprendere il gruppo, però avevo scelto delle pressioni leggermente alte per favorire l'ultimo stint con la bianca, perché soffrivo di temperature troppo basse, quindi a fine stint della gialla sono andato in crisi perché si sono surriscaldate e iniziavo a girare sempre costante, però non riuscivo a scendere quei tempi, mentre invece con la bianca non sapevo che lui ci avesse due avvisi, però stavo a spingere per cercare di fargli prendere il terzo avviso, o in ogni caso me ne toglie uno, perché come l'ho preso uno è assurdo, vabbè. E poi l'ultimo giro mi uscì al Magoz e Beckett, gli ho fatto la finta che facevo a Lorenzo durante gli allenamenti, cioè far finta di mettere il muso dentro per fargli sbagliare l'uscita e poi passarlo su dritto. Infatti l'aveva vista Jacopo dalla diretta. A proposito di questo, passo la palla a Jacopo Alessandro, ulteriori domande, curiosità? Sì, per Ernesto una domanda, soprattutto quanto pensi che la qualifica ti abbia condizionato poi dopo nel rendimento in gara, perché alla fine tutto sommato il passo è sempre stato costante sia all'inizio che alla fine. Ovviamente quando tu avevi gomma media avevi un distacco troppo ampio per aprire il gap, ma il passo sembrava buono anche rispetto a confrontato all'Esi, confrontavamo il tuo passo con il suo visto che eravate due a pista libera ed era molto simile.
Pensi che questo la qualifica sbagliata oggi ci abbia pregiudicato un risultato migliore del terzo posto che poi hai ottenuto, o pensavi che il terzo era già un ottimo risultato? Guardando da dove partivo, terzo è un ottimo risultato, però se con una qualifica migliore, penso, allora io ho monitorato bene o male i distacchi dai primi due dopo la sosta della Bianca e ho visto che stavo per tipo 20 giri, sono stato a 10 secondi e mezzo da Luca, e poi gli ultimi giri sono arrivato senza la penalità, senza i 3 secondi di penalità, sono arrivato tipo a 7 secondi o 6 e qualcosa. E quindi penso che all'inizio ne avessi di passo con i primi, forse pure qualcosina meglio, perché sono sceso addirittura sotto il 31 con la Bianca verso fine stint. Però bisogna mettere a posto le qualifiche, purtroppo io non sono un pilota da qualifica, faccio cazzate su cazzate, in qualifica ho bisogno di ritmo e in qualifica non me lo dà. Ale? Io volevo soltanto fargli i complimenti, oggi ha fatto la classica gara alla Gallians, Alessandro Galliano, ovvero partire con la Ferrari chissà in quale fila, mostrare in gara invece un ottimo passo, approfittare degli errori altrui e concludere la gara sul podio. Direi che per entrambi è un bel andare, anche quest'oggi è riuscito a conquistare un bellissimo podio, quindi complimenti. Non è neanche per te la prima volta che ti accade, comunque anche non sbagliare allora, è molto importante. Tu hai detto ho fatto una gara alla Gallian, se ti dico tu fai le gare alla Mister X, fatto guardare la Pro del 2018 da dove partivo e vedi in USA dove sono arrivato. Ok, andrò a rivedere. Ok. Perfetto. Intanto io, guarda, a Mr. X giro subito un messaggio perché mi scrivono in chat: Luca, fai complimenti da parte mia al mio ingegnere Mr. X, ottima gara, Riccardo. Quindi... Okay. No, perché aveva chiesto anche a me, Luca, chi posso chiedere? Guarda, il venerdì non ci sono, che già c'ho un impegno ad aiutare altri ragazzi. Se no, è stato un giro, un passo parola. Alla fine sono arrivati a me per fargli da ingegnere. Comunque è un bravo pilota, eh? Ha bisogno di maturare, però. Secondo me l'anno prossimo vedremo bene in sport. Ecco, infatti, mi sa che mi stava venendo la stessa idea in mente. Detto questo, siamo in conclusione, non prima di aver annunciato il Driver of the Day. Driver of the Day che con il 57% delle preferenze la chat assegna al vincitore della gara, ovvero a Poz Luca. Quindi Luca, ti tocca anche il premio stasera. Prima volta da quando corro in fila. Stasera, ecco, infatti, detto questo, appena spegniamo le telecamere che andiamo offline, ne riparliamo. Detto questo, io ovviamente sono ai ringraziamenti finali, ringrazio Jacopo e Ale per essere stati qui con me in cabina di commento, Marco è già al debriefing, ringrazio e rinnovo ancora i complimenti a Luca Cartista e Mister X per la gara e per il risultato e per essere stati qui con noi. E ovviamente diamo l'appuntamento a giovedì perché c'è la Master League, l'ultima gara qui sul circuito di Silverstone, dopodiché si andrà allo step successivo, si va in Austria. A partire da venerdì ci sarà la Prime League e poi ci reincontreremo dopo le vacanze di Natale, ma avremo occasione di parlarne, Pandoro Race, c'è tanta carne al fuoco quando si parla di vacanze di Natale. Detto questo, ancora grazie a tutti per averci seguito e ricordo ancora appuntamento giovedì sempre qui sul nostro canale a partire dalle 21:30. Grazie, buonanotte! Buonanotte a tutti, ciao! Buonanotte.